Buongiorno, buongiorno, abbiamo collegato il professor Volpi. Io sono Carlo Verri, presiederò questa ultima sessione. Allora, siamo un po' in ritardo, quindi incomincerei subito dalla relazione di Bozzi dell'Università Humboldt. A lui la parola. Sì, buongiorno. Allora, intanto grazie per l'opportunità di presentare il mio progetto di tesi. Adesso sono diciamo, metà del terzo anno, però ecco, ho iniziato con calma a Berlino, e dove in realtà ho un lavoro da teaching assistant, quindi questo è soprattutto diciamo, ci è voluto un po' più di tempo, però via via adesso ho fatto nello scorso anno la parte documentaria, adesso sto cercando di tirare un po', diciamo, i risultati. Mi spiace, purtroppo questa prima parte sarà un po' più quantitativa perché sto lavorando su questa fase. Adesso però ci sarà anche una parte più di interpretazione documentale che in realtà purtroppo solo accenno oggi. Allora, vorrei intanto iniziare comparando un attimo il caso italiano. Appunto, il tema è quello della tassazione, inflazione e politica in Italia. Appunto, io uso il concetto di contratto fiscale o contratto sociale, insomma, dipende dalle correnti di letteratura. Quindi il caso comparato. Vediamo un attimo che questi sono i dati dell'OCSE, sono i migliori per fare questo tipo di comparazioni, perché non è banale comparare i dati del bilancio dello Stato, perché le categorie non erano le stesse nel corso del tempo tra paesi, per cui ci sono questi annuali statistici, non lo può fare, però le cose migliori sono quelle dell'OCSE perché venivano già comparate all'epoca. E come vedete, abbiamo più o meno due gruppi di paesi, uno su tipo Stati Uniti, Giappone all'inizio intorno a un 20-25% del PIL, quindi l'entrata è circa il 20%-25% del prodotto interno lordo, e c'è un altro gruppo di paesi, di nuovo se guardiamo gli anni 60 e 70, Germania, Regno Unito, che invece stanno su un 30-35, quindi già, questa divaricazione è già là, e ovviamente noi la interpretiamo facilmente. Gli Stati Uniti hanno un sistema di welfare particolare, un intervento dello Stato molto minore rispetto ai più grandi Stati europei. Vediamo che però l'Italia è un po' un'eccezione. Se all'inizio stava sostanzialmente con i paesi, diciamo, laissez-faire, alla fine del periodo, quindi negli anni 90, la troviamo invece tra uno dei paesi che tassa di più al mondo. Se sopra l'Italia c'è giusto la Danimarca, la Svezia e forse l'Austria. Diciamo, tra i grandi paesi, l'Italia e la Francia sono quelli con il più alto livello di tassazione su GDP. Il tema della tesi o la domanda della tesi è: come è stato possibile? D'altro questa è una cosa anche relativamente poco nota dalla storiografia, perché si tende spesso a parlare appunto, del fallimento dello Stato fiscale italiano, che è vero fino almeno agli anni 60, ai primi anni 70, però dagli anni 80 in poi in realtà la situazione, come vedete, almeno dal punto di vista quantitativo, è completamente diversa. Questi sono un po' di dati che ho raccolto per lo più tramite una pubblicazione della Ragioneria Generale dello Stato del 69 e poi completata da me utilizzando i bilanci dello Stato, sostanzialmente i resoconti della Ragioneria. E come vedete, allora intanto abbiamo il gruppo, vedete il mouse un pochino? Sì. Ok, questo gruppo maggiore sono i contributi sociali, quindi come vedete fin dagli anni 50 in poi i contributi sociali sono una delle entrate principali non vanno direttamente al bilancio dello Stato, però direi la letteratura è più o meno unanime nel dire che sono comunque un tributo. La seconda forse principale entrata sono queste other indirect taxes, che sono una serie di imposte sui consumi a livello locale, che però poi dopo la riforma del 73 di cui mi occupo, in realtà scompaiono o comunque vengono molto a ridursi in favore ovviamente dell'IVA. Però quello che veramente innova della riforma di cui mi sto occupando è questa Modern Income Tax, ossia la nostra IRPEF, che potete vedere se prima c'erano sì delle imposte dirette, questa linea verde, era sostanzialmente veramente pochi punti di PIL, e l'imposta progressiva che c'era, la famosa complementare di De Stefani, era sostanzialmente l'1-2%, se andava bene. L'IRPEF invece è tutt'altra storia, cioè questa è un'imposta di massa che raccoglie quasi il 10% del PIL, veramente è un'innovazione notevole. Quindi ecco, questa è l'immagine, di nuovo prima della riforma, dopo della riforma, e appunto l'imposizione diretta è veramente la protagonista di questo aumento che abbiamo mostrato prima. Quindi l'Italia, il sistema fiscale italiano effettivamente si modernizza tra anni 70 e anni 80,
In ritardo, senz'altro, però. Quindi, appunto, in che modo l'Italia diventa un moderno stato fiscale, sia dal punto di vista tecnico-pratico, quindi un pochettino con i numeri, come vi ho fatto vedere, ma anche dal punto di vista politico, come è sostenibile per i governi dell'epoca un tale aumento della pressione fiscale. Tra l'altro, se torniamo un attimo al grafico comparativo, abbiamo aumenti simili, ma durante periodi di guerra, ovviamente la Gran Bretagna durante la Prima Guerra Mondiale. Sì. Ah, certo. Ammetti, scusate, se non stavo guardando. Quindi durante la Prima Guerra Mondiale, durante la Seconda Guerra Mondiale, gli Stati Uniti, se pensate magari durante gli anni del New Deal, però in momenti, diciamo, di pace o comunque di situazione relativamente pacifica a livello geopolitico, l'Italia è veramente un'eccezione in questo. Adesso cerco di spiegare come è possibile spiegare questo fenomeno. La letteratura a cui mi riferisco brevemente, la letteratura appunto su tassazione e guerra, c'è cioè quest'ultimo libro di Steve Stasavage, sulla appunto imposte progressive come risultato della mobilitazione durante le due guerre mondiali, però mi riferisco anche alla letteratura della state capacity, quindi il ruolo dello Stato nella crescita economica. Questa è una letteratura, diciamo, nata un po' post crisi finanziaria e vede un ruolo positivo dello Stato nella crescita economica contro un pochettino le... pur essendo una corrente relativamente ortodossa dal punto di vista economico, dicono un po' l'opposto del tradizionale laissez-faire, quindi appunto meno tassazione, più crescita, quasi il contrario. Dal punto di vista interpretativo vado più sul fiscal contract, quindi su queste teorie inizialmente politologiche, poi adesso direi senz'altro penetrate anche tra gli storici, per esempio i libri di Danton fanno senz'altro riferimento anche un po' a questa idea. In parte poi filtrata nella New Fiscal Sociology, sostanzialmente c'è un contratto tra gruppi di interesse industriali, lavoratori salariati, eccetera. È molto flessibile come interpretazione, quindi magari ci spendo un po' più tempo dopo nel caso specifico. E questo è collegato alla New Fiscal Sociology, che invece è una corrente di storici, economisti, scienziati politici, che di nuovo dai primi anni 2000 hanno iniziato a lavorare sul sistema fiscale nell'ottica non solo come appunto risultato di un preesistente ordine politico, ma anche come un agente stesso di innovazione. Quindi, per esempio, nel nostro caso l'IRPEF non soltanto è risultato di determinati assetti politici, ma a sua volta crea nuovi attori politici. E questa è un po' l'innovazione della New Fiscal Sociology. Ovviamente la letteratura sulla disuguaglianza. Dato che siamo appunto su una conferenza per lo più di storici italiani, è la letteratura delle occasioni mancate. Sì, viene spesso incluso il sistema fiscale come una delle occasioni mancate, e qua invece sono relativamente critico. È vero, fino agli anni 60 la riforma tarda non è senz'altro un'occasione mancata, però una volta che viene implementata non possiamo dire che non sia un successo. È ingiusta, vedrete, è regressiva, però di fatto porta il gettito di cui lo Stato ha bisogno. E negli stessi anni cioè abbiamo Reagan, quindi anche a livello di temperie internazionale non è banale. E poi forse anche dal punto di vista interpretativo magari non ci serve molto dire come sarebbero potute andare le cose, è più interessante vedere perché determinati outcome sono stati alla fine presi. A livello di fonti, magari mi soffermo poco, qua sono dati quantitativi pubblicati dal Ministero delle Finanze, dati che ho trovato in archivio per esempio da Assonime, ovviamente le pubblicazioni degli economisti, degli scienziati delle finanze dell'epoca, la stampa partitica su cui in realtà sto ancora lavorando, gli atti parlamentari, e un bel po' di archivi. Purtroppo non esiste l'archivio del Ministero delle Finanze, come non esiste l'archivio del Ministero del Tesoro. Se avete suggerimenti da questo punto di vista, anche conoscenze, amici, ditemi, perché ho provato per mesi a mettermi in contatto, ma pare che non ci sia modo di accedere a una documentazione che forse neanche esiste. No, la documentazione c'è, sì, la documentazione è corrente. Però corrente pure le carte di Bastoggi. Ce l'hanno. Quindi speriamo nel futuro di riuscire a trovare un aggancio. Poi ti racconto magari. Io ho provato con Visco. Ho provato con Visco, ma anche Visco non è riuscito. Sono rimbalzato come sono stato rimbalzato io dallo stesso funzionario. Quindi a livello di metodologia, oggi purtroppo vi presento un po' di analisi quantitativa, però c'è ovviamente anche un'analisi più qualitativa delle fonti all'interno appunto di questo framework del fiscal contract. Vi dicevo, la tesi è un po' riforma tributaria degli anni 70 come un successo, forse non il successo sperato, però dal punto di vista diciamo storico è senz'altro un fattore di modernizzazione del paese, nel senso democratizzazione della società.
permette di avere quel gettito che era necessario per finanziare le riforme sociali, quindi di diciamo, ridurre il deficit degli anni 70 e inizio anni 80. E tutto sommato, forse anche dal punto di vista della fiscal sociology, è uno strumento di consenso per la Democrazia Cristiana per varie ragioni. Un po' perché hanno effettivamente il gettito da spendere poi per diciamo, la famosa spesa un po' clientelistica, dall'altro però anche per come funziona il sistema tributario stesso. Vedrete, poi ci sono alcune correlazioni interessanti. Brevemente sulle origini della riforma. La riforma nasce come nel centro-sinistra, all'interno di diciamo, anche un pensiero tutto sommato keynesiano. Si vuole applicare la Costituzione, ma soprattutto si vuole uno strumento che sia flessibile per la contingenza, cioè se c'è crescita economica e il sistema raccoglie più gettito, se c'è una depressione le imposte si abbassano automaticamente, questo è importante. E poi si introduce ovviamente l'IVA, che è l'imposta che di fatto spinge per la riforma, perché sapete negli anni 60 l'Unità Economica Europea aveva deciso di introdurre l'IVA a livello comunitario e l'Italia si deve adeguare, non adeguandosi anzi a delle penalità, quindi poi la riforma viene fatta di fatto sotto pressione del 73-74, in ultima analisi per questa ragione. Ok, salto un attimo sui dettagli dell'imposta, ovviamente c'è un'imposta personale sulle persone fisiche, appunto progressiva, che prima non esisteva, di fatto ci sono 15 milioni di contribuenti, poi diventeranno 20, c'è però anche una cedolare sui redditi di capitale, quindi fino a subito i redditi di capitale sono esclusi, e quindi questo magari è interessante anche un po' per gli effetti distributivi. Analisi quantitativa, cosa ho fatto? Sostanzialmente ho preso sulla base delle tavole della distribuzione del reddito pubblicate dal Ministero, per esempio questa è quella del 73, non sono pubblicate regolarmente, anzi questa del 73 è stato un estremamente abbastanza fortunato. Li traduco in alcuni determinati percentili, per esempio questo qua è il top 100%, questo qui è il top 1000. E poi li metto in un grafico per farvi un attimo vedere come funziona, come effettivamente cambia il questione tributaria a livello di gruppi di reddito prima e dopo la riforma. Prima è quella blu, quella blu chiaro invece è quella dopo. Come vedete il sistema è diverso leggermente per redditi di capitale e reddito di lavoro, come vi ho detto, sia prima della riforma che dopo la riforma c'è questa tassazione separata, la cedolare secca, quindi ho diviso i due casi. Però vedete il sistema era tutto sommato un po' più progressivo prima, mentre poi la curva di fatto diventa flat, mentre al contrario i redditi di capitale dopo la riforma tutto sommato pagano meno, sono anche un pochettino più progressivi. Ovviamente non c'erano molte persone che pagavano redditi di capitale nei primi decili, come qua dobbiamo pensare okay, che i redditi del top 1% probabilmente erano per lo più redditi di capitale. Ho qualche fonte su questo, quindi non ho fatto un grafico unico perché sarebbe un po' troppo, però teniamo in mente queste due cose, cioè capitale e lavoro hanno anche posizioni diverse di distribuzione del reddito. L'ultimo punto di cui vorrei parlare è l'effetto dell'inflazione su tutto questo. Quindi abbiamo questa simpatica imposta progressiva, gli scaglioni non sono indicizzati, per cui significa che se aumentano i redditi reali, se aumentano scatti i redditi nominali, ossia appunto aumentano i redditi però aumentano anche i prezzi, però di fatto le aliquote aumentano comunque perché le aliquote vanno sul reddito nominale. E quindi vedete, questi qua di sotto abbiamo il reddito individuale appunto in lire correnti, di qua abbiamo la percentuale, e immaginate se il vostro reddito aumenta, l'aliquota marginale, ossia l'aliquota sull'ultimo, diciamo, l'ultima lira guadagnata di fatto diminuisce in maniera progressiva, per cui di fatto il sistema diventa sempre più flat. Viene un pochettino aggiornato, però di fatto, come vedete, fino all'83 questa è la curva, questa è l'inflazione, ma magari non mi soffermo su questo. E se mettiamo tutti i dati che vi ho messo prima insieme, ma per anni diversi, appunto dal 76 all'87, di sotto abbiamo i capitali, di sopra abbiamo i redditi da lavoro, vediamo che un pochettino la curva tende a aumenta per i redditi di capitale perché c'era un'esenzione abbastanza alta che però non viene indicizzata, quindi l'esenzione si tende a diminuirsi, però diventa anche un pochettino più flat per i redditi, forse non così tanto, però anche per i redditi da lavoro, per i redditi di capitale è stato interessante. Ok, veramente ultimo punto. Gli effetti, la cosa interessante di questi dati del Ministero delle Finanze che nessuno ha usato sono anche a livello provinciale, quindi adesso ogni puntino qua è una provincia. Sotto abbiamo il reddito per capita a livello della provincia dai dati fiscali e di qua abbiamo le tasse effettivamente pagate sul reddito dichiarato. E come potete vedere queste sono tre diverse annate. Nel grafico di sinistra non ho i prezzi diciamo correnti. Come vedete se per esempio traccio le linee di regressione
vedete che la progressività diventa sempre più flat, vedete la pendenza della curva via via che saliamo diventa sempre più orizzontale, che significa che le province più povere di fatto si trovano a pagare quasi lo stesso tax rate delle province più ricche. Se però invece facessimo una sorta di controfattuale, diciamo ok, invece se io utilizzo i prezzi del 79, quindi se i prezzi li tengo costanti e tolgo l'inflazione, vediamo che il sistema fiscale in realtà rimane più o meno progressivo come era prima. Se vedete, la pendenza delle curve è uguale per tutti e tre gli anni. Ultimissimo punto, sempre gli stessi dati a livello provinciale, se li guardiamo su con alcune diciamo correlazioni interessanti. La prima correlazione interessante è il livello nord-sud. Ora scusate, ho messo i triangolini per il sud e i pallini per il nord, forse non so se sia chiarissimo, però il punto è chiaro, al sud la pressione fiscale è più bassa, questo dipende, il sistema fiscale è lo stesso, ci sono delle sovrattasse locali ma sono le stesse, quindi la ragione per cui è più bassa in primo luogo è perché il reddito è minore, il sistema è progressivo, quindi le aliquote anche a livello aggregato sono più basse a livello di provincia. È interessante i casi di questi due triangoli qua di Napoli e Palermo, che invece sono piuttosto alti. Qua secondo me si può spiegare con la disuguaglianza. C'è una città in cui, grandi città dove ci sono anche redditi molto elevati, rispetto, occupano magari un ruolo maggiore rispetto al reddito medio e quindi pagano imposte più alte, per cui ci spieghiamo questa aliquota, aliquota media del quasi 11-12%, che è, diciamo, è sui livelli delle imposte delle appunto, province del nord. L'altra cosa sono i voti della Democrazia Cristiana. Non, diciamo, Democrazia Cristiana e Sud ovviamente sono fortemente correlati, per cui non sarebbe significativo dal punto di vista statistico, ma non mi fermo su questo. Però se tracciassi una retta di regressione, non l'ho mostrato qua, è positiva. In questo caso la retta di regressione è questa, credo. Come potete vedere, le province più ricche tendono a pagare più imposte, vediamo soprattutto questi punti neri, appunto Roma e Milano, mentre le province del Sud tendono a pagare meno imposte e tendono a votare di più Democrazia Cristiana. Appunto, vedete qua, le province dell'Emilia Romagna ovviamente hanno meno voti di Democrazia Cristiana. Di nuovo, correlazione, cioè non c'è neanche i funzionari della Democrazia Cristiana avessero in qualche modo influenza, no, semplicemente era la struttura. Era la struttura dell'economia, appunto perché il Veneto di fatto non... cioè un pochettino, però di fatto il Veneto paga comunque di più, del soprattutto se ora questione dati dell'83. Ma appunto comunque pagano di più, quindi la correlazione è con il reddito, non con il voto democristiano, però appunto il reddito è collegato con il voto democristiano, per cui la riforma di fatto sposta il carico fiscale verso gli elettori del nord, che in proporzione votavano meno Democrazia Cristiana. Non so se avete capito, c'è il meccanismo. Di nuovo, non c'è causalità, semplicemente un'osservazione. Ok, vorrei concludere qua. Forse l'ultimo punto, la crisi fiscale dello Stato, l'esplosione della spesa pubblica. In realtà, tutto sommato, questo sistema fiscale funziona, cioè il deficit si riduce qua negli anni 80, perché l'imposta, vedete, la linea azzurra effettivamente aumentano, e più o meno si va ai livelli precedenti. Il problema degli anni 80 poi è l'aumento degli interessi sul debito, che poi ci porta, diciamo, in un'altra direzione, però sommato volevo spezzare una lancia per il sistema fiscale italiano. Quindi adesso se volete dare un'occhiata, però mi fermo qua perché sono già oltre i tempi. Grazie, grazie molte. Grazie, ma intanto io faccio i complimenti a Bozzi, perché il lavoro è un lavoro... interessante, lui ha già sintetizzato bene gli aspetti, diciamo, metodologici. Sono fondamentalmente tre filoni metodologici che vengono seguiti nella ricostruzione, diciamo così, del lavoro, che hanno a che fare con la costruzione dello stato fiscale, col tema delle disuguaglianze, con questo tema delle occasioni mancate, su cui appunto, come già ha detto, l'autore ha delle riserve, perché appunto ritiene che in fondo questa riforma abbia sostanzialmente funzionato, comunque abbia almeno parzialmente funzionato. C'è questo tema, che anche qui è stato già posto in luce, della necessità di approfondire le fonti, nel senso che non essendoci una disponibilità piena della documentazione del Ministero delle Finanze, del Ministero del Tesoro, anche di alcune carte poi specifiche di alcuni dei protagonisti, certamente il lavoro diventa più complicato. È interessante il ruolo appunto di Cosciani, che viene
identificato come l'artefice di questo processo di trasformazione fiscale, e secondo me sono molto interessanti gli elementi legati agli effetti della riforma, su cui appunto vorrei provare a fare alcune considerazioni. Certamente l'autore sostiene che è una riforma che ha la capacità di aumentare il gettito, questo mi sembra il primo dato, e ha una natura, diciamo, almeno parzialmente regressiva, cioè certamente colpisce di più, tende a colpire di più redditi più bassi, soprattutto con una distinzione che ora non è stata citata nell'introduzione, ma è, diciamo così, una sorta di privilegio riservato ai lavoratori autonomi rispetto ai lavoratori dipendenti. Tra l'altro nel paper si accenna anche a una prima forma di rivolta, no, dei lavoratori autonomi nel momento in cui si immagina l'introduzione dei LIDOR, cioè di una prima fattispecie di imposta comunale. A margine di questo direi che in una prospettiva di lungo periodo il tema del rapporto fra imposizione centrale e imposizione periferica, cioè imposizione locale, forse merita maggiori approfondimenti, perché è vero quello che dice Bossi: durante l'arco di tempo da lui considerato, in fondo l'imposizione locale tendeva ad avere una sorta di molto marcata similitudine rispetto all'impostazione del fisco centrale. Direi che dall'inizio degli anni 90 le cose poi cambieranno un po' con la nascita dell'ICI, con altre forme di imposizione, ci sarà una dinamica diversa che ha, se vogliamo, poi anche aspetti politici più rilevanti. Quindi dal mio punto di vista è davvero un lavoro interessante. È vero quello che dice Bossi, la storiografia italiana non ha dedicato grandissima attenzione a questi aspetti, in modo particolare là dove l'ha fatto l'ha sostanzialmente liquidata con una incapacità di generare una vera e propria riforma fiscale. Ecco, rispetto a, quindi io devo dire, mi sembra un'ottima ricerca, una ricerca molto, molto interessante, e che può riservare poi, immagino, ulteriori sorprese. Ecco, io volevo fare solo pochissime notazioni a margine, ma che in parte sono implicite nella narrazione di Bossi, che però io le metto come elementi di riflessione. Allora, Bossi tende a dire una cosa che è qui nel paper almeno abbastanza, se mi permette, un po' liquidatoria, no? Cioè, come dire, la sinistra non si è occupata del fisco fondamentalmente per un'impostazione marxista secondo la quale poi alla fine non ci si aspettava troppo, e giustamente usa una bella citazione di Antonio Pesenti che è estremamente eloquente, come dire, noi non siamo qui per fare la riforma del fisco non è l'obiettivo del Partito Comunista, non immaginiamoci che dalla riforma del fisco possano venire grandi risultati anche in termini redistributivi. Quindi da questo punto di vista una sostanziale disinteresse che si corregge, dice Bozzi, almeno si intuisce da quello che Bossi dice, a partire dalla fine degli anni 70, prima parte degli anni 80. Ora, io penso che su questo, ma lui lo dice, però penso che forse valga la pena approfondirlo, cita anche alcuni lavori di questo tema, lo riprendono. Il Partito Comunista era, come del resto anche il Partito Socialista, almeno fino al 76, fino all'inizio della trasformazione craxiana, è fortemente interessato ai processi di indicizzazione, cioè il Partito Comunista ha a che fare con una inflazione che è un'inflazione galoppante, che viene allora percepita, è inutile che lo ripeta qui a voi, come una sorta di tassa assolutamente ingiusta, impoverente, la peggiore delle imposte indirette, quindi il tema è l'accordo sul punto unico di contingenza, la grande vittoria del 75 nell'accordo Lama Agnelli, la capacità anche di contenere le spinte disgregatrici in direzione della sinistra radicale. La CGIL ha a che fare con la nascita dei COBAS, il Partito Comunista comincia a essere fortemente criticato a sinistra, insomma, inutile che vi racconti uno spezzone di quella storia, però questo incide molto nella in quella che viene latamente definita una disattenzione. Cioè io non mi piacerebbe, ecco, da questo punto di vista capire di più fino a che punto questo tema stimolante, cioè della disattenzione
legato a un certo tipo di impostazione ideologica, non sia però compensata o in qualche modo anche meno rilevante rispetto alla scommessa, peraltro per certi versi dal punto di vista delle retribuzioni, fino a un certo punto vinta, dell'indicizzazione. E in questo senso dico a Bossi, non è un caso che poi a un certo punto il Partito Comunista cominci a occuparsi di sistema fiscale, perché anche nelle fila del Partito Comunista, lui giustamente userà come fonte rinascita, ma anche gli stessi articoli del quotidiano Unità, cioè a un certo punto capiscono che la rincorsa salari, inflazione rischia di essere perdente, cioè rischia comunque di non avere la capacità di tutelare fino in fondo il potere reale d'acquisto dei lavoratori, e si comincia allora a parlare anche di anche in altri termini di riforma fiscale, si comincia a concepire un'impostazione più di tipo patrimonialistico, insomma cose che certamente Bossi conosce bene. Ecco, aggiungerei su questo l'altra questione che anche qui c'è, ovviamente è un paper quindi sfumata, ed è forse quella che in parte conosco anche un po' di più, cioè il rapporto con il debito pubblico. Cioè, questo fin dagli studi di Marongio, cioè nella storia italiana, come ben sappiamo, il rapporto fisco-debito è strutturale, cioè la classe pola la semplifico molto, ma insomma anche richiamandomi un po' appunto agli studi di Marongio, alla fine, come si può dire, l'idea che si potesse evitare il ricorso allo strumento fiscale perché si utilizzava il debito è ricorrente, e quindi anche in quella fase io penso che sia un elemento determinante. Tra l'altro anche qui, quando è che ci si comincia ad occupare seriamente, questo non soltanto la sinistra, ma anche la stessa Democrazia Cristiana e anche altre forze, della riforma del fisco, quando la si richiede ineludibile, ritiene ineludibile anche per ragioni di cui parla bene Bossi, di stabilità complessiva del sistema, quando il debito non è più sostenibile, cioè a partire dalla lievitazione smisurata dei tassi di interesse che rendono il debito secondario la vera fonte di indebitamento italiano, e quindi dopo appunto l'apertura della libera circolazione dei capitali, dopo la possibilità di acquisire titoli di qualsiasi paese, quindi la concorrenza in termini di tassi di interesse fra i vari paesi, che è successiva all'avvento di Reagan e di Paul Volcker alla Federal Reserve, e quindi lì il debito non è più lo strumento con cui si può fare a meno del fisco, e bisogna cominciare a occuparsi di fisco, cosa che fino a quel momento, infatti è molto bello il grafico originario, perché fa vedere che l'attenzione e l'aumento del gettito fiscale avviene in correlazione dell'aumento del peso e della insostenibilità del debito a livello non soltanto italiano ma più generale. Quindi io penso che anche questo elemento nella narrazione, nella trattazione, debba essere tenuto insieme, ma ripeto, mi sembra che il lavoro di Bossi abbia piena consapevolezza di questo. E poi l'ultima cosa veramente che mi ha colpito ed è interessantissima è il rapporto con la Democrazia Cristiana, perché intanto Bossi dice una cosa che in parte è vera, cioè in fondo anche la DC non è pienamente consapevole di stare facendo una riforma che in fondo le partorisce un consenso. E in questo senso mi domando, e domando a Bossi, giustamente lei adotta questa affascinante categoria, questo diciamo strumento interpretativo, perché categoria definizione sbagliata, del contratto fiscale, che implica una sorta, no, se non capisco male, insomma io ho letto un po' di questa letteratura, anche di un certo grado di consapevolezza nella negoziazione di questo contratto. Ecco, qui si ha l'impressione che in fondo la DC, come del resto accennava anche prima nel suo intervento e come dice bene il paper, partorisca una riforma che sì, è vero, in parte come dire, è pensata, perché c'è Cosciani, anche se la DC ha due anime diverse, l'anima più radicale, l'anima di Colombo e Andreotti meno, però alla fine si trova senza troppa consapevolezza partorito un risultato che dà esiti che sono per lei favorevoli. Quindi anche questo è interessante, secondo me, nella fase di approfondimento dei temi politici da capire. E quindi la domanda, la DC in quel momento è un partito che ha percentuali importantissime, è un partito sistema, ora insomma qui la storiografia sarebbe amplissima. L'impressione è che questa riforma, come giustamente dice Bossi, favorisca i lavoratori autonomi, almeno in parte, e favorisca il Sud. Però la DC non si esaurisce lì. La DC è anche il partito
dei, come dire, dei lavoratori dipendenti, perché non si può immaginare, ma insomma nessuno di noi lo immagina, né tanto meno Bossi, che i lavoratori dipendenti votassero tutti per il Partito Comunista. Basti citare i vecchi lavori di Are, di Giuseppe Are. Cioè, quindi come faceva? La domanda è appunto nel dibattito interno in fondo alla Democrazia Cristiana, se poi si è sviluppato una volta presa coscienza degli effetti di questa riforma, come si pensava di tenere, secondo appunto le valutazioni di Bozzi, di tenere insieme anche quel pezzo di paese che in qualche modo era danneggiato dalla riforma, perché un tema assolutamente centrale, questo davvero mi è piaciuto molto, le faccio i complimenti, tra l'altro lo trovo di estrema attualità, è proprio, e l'ho lasciato in fondo, è il tema del rapporto con l'inflazione, cioè il famoso problema del fiscal drag, cioè perché poi tutto il tema, e allora anche lì probabilmente nessuno si immaginava un'inflazione di quelle caratteristiche, probabilmente la stessa classe dirigente democristiana non era consapevole fino in fondo, lei giustamente ha fatto vedere che cosa sarebbe successo con un livello di inflazione diverso, probabilmente l'inflazione è stato il grande elemento che ha modificato le cose. Allora anche lì quanto questo elemento poi ha pesato nella necessità di andare verso una moneta unica e quindi trovare un qualche tipo di strumento che frenasse questa dilagante inflazione e che, come dire, rendesse un pochino più leggibili, no, i processi anche di politica fiscale, rendesse meno imprevedibili i processi di politica fiscale, perché qui c'è la sensazione anche di una certa imprevedibilità, e dico è molto attuale perché oggi noi stiamo rivivendo una situazione per certi versi mutatis mutandis analoga, cioè abbiamo vissuto 15 anni, 20 anni di deflazione, le aliquote fiscali ragionavano in un contesto deflazionistico, ora ci troviamo improvvisamente in una situazione dove invece sembra molto simile, ripeto, con differenze, agli anni 70. Quindi io devo dire, appunto, rinnovando i miei complimenti al lavoro di Bozzi, insomma, questi sono un po' le riflessioni che sono emerse, mi piacerebbe sentire cosa ne pensa, e poi naturalmente leggeremo penso l'importante lavoro finale. Grazie. Ringraziamo il professor Volpi. Io ora lascerei spazio alle domande. Tu, Gia, subito io. Vieni qua che parliamo. Parlo nel microfono. Dunque, sì, no, grazie. Mi sembra un lavoro molto, molto interessante e anche molto necessario, nel senso che mi pare che ci sia proprio un vuoto della storiografia italiana su questi temi, soprattutto c'è un vuoto in termini proprio di dati, no? Nel senso che spesso le cose che si scrivono sono cose che... sì, forse passo di qua. Nel senso che sono cose che spesso, come dire, si scrivono un po' in maniera impressionistica, no? E non sulla base di una valutazione sui numeri. I numeri sono importanti e spesso la storiografia italiana li sottovaluta, perché i numeri sono difficili da reperire, soprattutto i numeri sono difficili da mettere insieme e sono difficili da analizzare. Quindi ci vogliono competenze specifiche per analizzare i numeri che spesso, diciamo, non si hanno. Quindi veramente un lavoro benvenuto. Un po' come diceva anche il collega Volpi, diciamo, a me sembra che ci sono dei dati molto interessanti, e soprattutto, diciamo, mi pare molto condivisibile, diciamo, questa tesi della efficacia, come dire, no? di questa politica. Un po' forse mi pare di capire, da come lei ce la spiega, anche un po' di eterogenesi dei fini, sì. Cioè nel senso che questi qui non ci pensano neanche troppo, si mettono a fare questa riforma e non riflettono troppo neanche sulle conseguenze e sull'impatto. Ci sono, questo tema dell'inflazione secondo me è importante però anche il tema della scala mobile e dell'indicizzazione dei salari, perché è vero che c'è la curva che si appiattisce come effetto dell'inflazione, però è anche vero che i salari sono spinti in alto dall'indicizzazione, cioè c'è un meccanismo, come dire, perverso che da una parte, diciamo, l'inflazione diventa a due cifre poi, no, all'inizio degli anni 80, però c'è
indicizzazione. Ieri ne discutevamo anche a proposito di un'altra tesi, il referendum sulla scala mobile, e quindi l'85, poi come 85-86, insomma, come punto, no, anche di svolta da questo punto di vista. Quindi sarebbe anche interessante poi andare dopo, no, a vedere la fine dell'indicizzazione dei salari, cioè la fine del punto di contingenza, che cosa determina poi dal punto di vista fiscale. L'altra cosa, sono molto d'accordo con Alessandro Volpi, è guardare alla politica in maniera più complessa, perché la DC è complessa, così come è complesso evidentemente il Partito Comunista. È vero che in questa fase, gli anni 70, il PC diventa più partito di ceto medio di quanto non lo fosse prima. No, le elezioni del 75, comunali del 75, le elezioni politiche del 76, con il famoso tentativo del sorpasso, no? Per cui questo PC che comincia a drenare voti dentro le classi medie, sono questi gli anni in cui c'è il famoso saggio di Ciro Slabini sulle classi medie, che pone, diciamo, il problema anche di uno spostamento di questi gruppi, no? verso aree di sinistra che non erano fino a quel momento, diciamo, verso i partiti di sinistra. Allora, quindi questo va tenuto in considerazione. Però la DC è molto complessa. DC è molto complessa perché un partito così grande non può essere solo il partito degli autonomi. Un partito così grande è il partito degli autonomi, è il partito dei dipendenti delle poste. Vi ricorderete, cioè quelli come me, diciamo, si ricordano, non so, il ministro Gaspari che portava, diciamo, frotte di abruzzesi e molisani nelle poste italiane. Erano tutti dipendenti, evidentemente pagano gli effetti di questo tipo di riforma. È un partito di ceto medio, è anche un partito delle classi alte, diciamo, quindi anche un partito di grandi redditi, però è un partito, come dire, trasversale. E lo è anche geograficamente. Non è il partito del sud della Democrazia Cristiana. La Democrazia Cristiana è il partito del Veneto, è il partito di buona parte di nord-est, che peraltro in questa fase non è ancora il nord-est, terza Italia, del grande sviluppo della piccola impresa, del piccolo e bello, perché questo comincia un po' dopo. Quindi siamo, diciamo, è una fase interessante quella che studia, perché anche una fase cerniera, è una fase cerniera di cambiamento anche dello sviluppo industriale italiano, perché il nord-est che oggi conosciamo, delle tante fabbriche votate anche all'esportazione, eccetera, eccetera, al mercato internazionale, è ai suoi inizi ancora, e quella zona è una zona in cui i voti alla Democrazia Cristiana sono consistenti. Non è che c'è un nord che vota a sinistra e un sud che vota a destra. Peraltro la metà degli anni 70 sono anni invece in cui c'è anche uno spostamento verso sinistra di una parte del Mezzogiorno, perché il 75 sono le elezioni dei primi sindaci comunisti anche a sud, Napoli, le elezioni di Valenzi. Il quadro, diciamo, gli anni 70 sono anni interessantissimi, secondo me sottovalutati, perché troppo spesso li abbiamo visti in Italia sotto la lente unica del terrorismo, mentre gli anni 70 sono gli anni in cui succede tutto in questo paese, letteralmente tutto, le riforme importanti, i cambiamenti della mentalità, eccetera, eccetera. E però, proprio perché sono complessi, e bisogna tenere tutto quanto insieme. Però perdonatemi se ho fatto un'aggiunta alla relazione di Volpi, anche Volpi mi perdonerà, però l'argomento è appassionante e super interessante. Grazie. Altre questioni, commenti? Bene, se non ce ne sono, lasciamo. Prima. Iniziate team, perché ora ho presentato più dati oggi. Veramente però, cioè, in realtà sono curioso di sapere cosa pensano gli storici di questa cosa, perché adesso questa in realtà è un lavoro principalmente pensato per economisti in questa fase, però poi l'idea in realtà è scrivere una monografia, quindi ben vengano i contributi degli storici. Se no. Vabbè che fa strano, perché ne abbiamo parlato mille volte, però volevo chiederti, sulla questione dell'inflazione,
Pensi che possa in qualche modo contribuire questa ricerca anche a una spiegazione della tolleranza verso l'inflazione, che solitamente appunto viene interpretata come una questione per lo più di ordine sociale, se vogliamo, cioè nel senso l'accettazione di un compromesso in una fase un po' di supplenza sindacale, una fase in cui la Confindustria è indebolita ma decide di scaricare anche tutto sull'inflazione, le svalutazioni eccetera, però ci porta anche a ragionare sui motivi della tolleranza dell'inflazione da parte dello Stato, questa perché mi sembra che cioè se si trovasse anche dei documenti, anche solo non dico dello Stato in sé, ma ovviamente è complesso, ma da parte di attori come quelli del Ministero delle Finanze, Tesoro, eccetera, che valutano effettivamente questo aumento del gettito e lo valutano positivamente, insomma ci sarebbe ancora una spiegazione in più. Io non so se nella letteratura già si è affrontato questo problema, cioè tolleranza dell'inflazione anche perché ci aumenta il gettito. Abbiamo... E l'altra questione è relativa a... la questione del rapporto con la spesa sociale. Rispetto all'aumento della spesa sociale, non so se non c'era un grafico su quello, qual è la scansione? Cioè nel senso rispetto agli aumenti della spesa sociale, il rapporto tra aumenti della spesa sociale e aumenti della pressione, del gettito fiscale, delle entrate fiscali, cioè anche per capire se l'urgenza non è anche piuttosto dettata dal fatto che comunque c'è un aumento improvviso della spesa sociale dal 69 sì. In poi. Spesa pubblica in generale, poi... Sì, esatto. Sì, Paolo, perché sì, molti in realtà sono poi contributi alle imprese. Cioè. Già ieri parlandone avevamo detto che era molto interessante questo lavoro, poi ammetto che di avere una condizione di subalternità psicologica, questo numero, io andavo malissimo in matematica a scuola, quindi adesso tu mi dici ho fatto questo grafico, già solo così. Questo è il problema degli storici economici, non credete. Vedo che stai facendo tanto ulteriori... Sono appunti. Mi sembravano addirittura formule matematiche, quindi già avevo questo senso di subalternità psicologica ancora più accentuato. Proprio un senso di ammirazione, cioè complimenti. Dunque, io sono arrivato un attimo in ritardo, quindi prima di tutto ti volevo chiedere qual è l'arco cronologico che vai a coprire, cioè se tu arrivi anche agli anni Ottanta, ne vedi la riforma, poi ne vedi gli effetti sul patto sociale degli anni Ottanta. Sì. Perché la cosa che mi interesserebbe capire è fino a quando questo patto ha funzionato, quindi in che misura la combinazione di prelievo fiscale, spesa pubblica e sociale ha funzionato e perché, nonostante questa riforma fiscale, diciamo così, funzionasse, il debito pubblico comunque schizzava verso l'alto. Quindi perché i mercati internazionali non davano fiducia all'Italia e esigevano tassi di interesse molto elevati, fino a creare una montagna che a un certo punto si è dovuto affrontare. E quando questo patto sociale comincia ad incrinarsi, per cui un sistema che vedeva benefici concentrati, che consentivano ai partiti politici di guadagnare voti e costi sostanzialmente diffusi e sparsi, si è ribaltato nel suo contrario, di benefici sempre più diffusi, sempre più confusi, se vogliamo, e costi ad un certo punto sempre più concentrati, per cui alcuni gruppi sociali hanno cominciato a dire no, aspetta, non va bene, e si sono cominciati a ribellare. Non so onestamente, perché non ti ho sentito all'inizio, se il tuo arco cronologico arriva fino alla fine degli anni 80. Ci arriva, quindi... Sì, 87, quando fanno poi il testone. Sarebbe interessantissimo capire come si muove questa parabola. Quindi finché il patto sociale funziona e come funziona nell'elettorato per i partiti di governo e quando è che ha cominciato a spicchiolare. Perché la crisi poi prende forma molto lentamente fino alla... Sono una serie di crepe che si accumulano, scricchiolano, si accumulano, diventano fratture, queste fratture si allargano e poi a un certo punto per tantissimi fattori provocano il crollo del sistema. Grazie.
Io sono arrivata un attimo dopo Paolo, evidentemente, quindi già con la relazione iniziata, quindi le mie sono proprio domande di contesto. Quindi se ho capito bene, la riforma eterogenesi dei fini ha un effetto positivo in realtà, no? Dipende da chi. Efficace, efficace. Esatto. Anche più di quello che ti si aspetta. È anche quello più di quello che ti si aspetta. Mi chiedevo, è perché ce lo chiede l'Europa, nel senso che è la riforma dell'IVA praticamente, l'Europa ci chiede questo. Allora io mi domando sul medio periodo, sul breve periodo in questo caso, quanto ha potuto pesare per quello che diceva anche Paolo, diciamo, per la crisi poi del patto sociale degli anni 80, eccetera, il fatto che comunque gli anni 70 sono anni di crisi economica mondiale, con la crisi del 72-73, con la stagflazione, eccetera. Cioè come si intersecano questo piano, il solito domestico interno della riforma, e i grafici interessanti che tu hai fatto vedere, con però un periodo di contesto di grave crisi economica in cui appunto il costo dell'energia va alle stelle, non ci si raccapezza più, no? sulle politiche energetiche. E anche io ero interessato appunto anche rispetto a quello che diceva Paolo, ma allora se vogliamo fare un ragionamento, diciamo, di medio periodo, cioè l'origine dell'ineguaglianza, della ingiustificata ineguaglianza che è il nostro sistema fiscale nella percezione comune, no? Di ognuno di noi abbiamo, no? Se non è in questa strutturazione appunto della riforma che ha comunque una sua efficacia, a cosa la possiamo imputare? La cosa più banale che mi viene è l'alto grado dell'evasione fiscale, cioè che però deve esserci, deve essere intrinseca alla riforma in sé, o alla legge in sé, cioè non può essere, che deriva da altre cose. Quindi due punti fondamentali. Erano proprio domande. Il contesto generale della crisi energetica degli anni 70, come questo interagisce sulla riforma, e poi allora, diciamo, sul breve periodo, a cosa possiamo imputare, diciamo, invece un avvitamento negativo del sistema fiscale italiano, che mi sembra tax morale, sì, sotto gli occhi di tutti. Scusami. Sì. Sì, no, anch'io esprimo, diciamo, la mia ammirazione per chi riesce a maneggiare i numeri in questa maniera. Sono senza parole. Io in realtà avevo due domande all'atere, cioè due dimensioni, una in realtà, anzi entrambe, si riconnettono a quello che diceva Pinella. Da un lato, appunto, c'è questo, come dire, non grande non detto, convitato di pietra, che è l'evasione. E anche questo, come dire, è un elemento che in questo discorso di consapevolezza, inconsapevolezza, parziale consapevolezza, eterogenesi dei fini, forse va tenuto in conto, se non altro come elemento di riflessione. L'altro è invece, quando Pinella diceva la percezione, ecco, a me incuriosirebbe molto capire anche se c'è una dimensione discorsiva attorno a tutto questo. Perché oggi ormai è un tema, diciamo, di dibattito da bar, sostanzialmente. Però anche da questo, forse, no? Da questa dimensione discorsiva, dalla narrazione che ne viene fatta, dai protagonisti e non solo, forse si coglie questo elemento anche di questa percentuale di consapevolezza, o al limite questa capacità di, come dire, di sfruttare un successo. Cioè, ecco, io oggi rimango sorpreso dal scoprire che questo sistema, tutto sommato, è stato efficace. Se me l'avessero chiesto un quarto d'ora fa, avrei detto no. Cioè, da questo punto di vista, credo che, seppur ovviamente all'atere del discorso propriamente, come dire, operativo, credo che siano due dimensioni che possono arricchire la comprensione della dimensione che analizzi in maniera così puntuale. Grazie. Ah no, infatti. L'efficacia non ha niente a che fare con la giustizia. Però te lo vendi politicamente come ricostruzione di un grande successo, te lo vendi politicamente.
No? So, perché poi i lavoratori no, sono chiedo, molto di più. Cioè sono proprio i poveri che pagano di più con questa riforma. E allora lo usi come arma di contestazione. Esatto. Cioè voglio dire, ora ripeto, io non ne so nulla, mi incuriosiva questa dimensione. Sì, no, è un punto importante. Grazie. Ci sono altre questioni, domande? Allora passerei la parola a Paolo. Chiedendogli, lo so che è difficile, ma di essere sintetico nel rispondere a tutte e tutti. Certo, grazie molto. Professor Volpi, mi sente da qua? Mi avvicino un attimo? Ok, va bene. Oddio, grazie molto per tutte le domande, effettivamente è una lunga lista. Cerco di ripercorrere un po'. Eri in ordine sparso cercando di dare una logica, quella diciamo a cui avevo pensato parte di questi problemi. Iterogenesi dei fini, sì, è vero, vaso di Pandora, possiamo anche dire. Cioè, secondo me, dobbiamo guardare un attimo all'origine della riforma. Quindi la riforma nasce da un gruppo di economisti relativamente piccolo, che è la cattedra di Scienze delle Finanze di Cosciani. Non stava neanche al Dipartimento di Economia, stava al Dipartimento di Giurisprudenza, alla Sapienza. E dei suoi allievi, che di fatto sono quelli che poi raccolgono i dati, per esempio i dati del bilancio che vi ho fatto vedere all'inizio li raccolgono loro in preparazione alla riforma. E Cosciani, diciamo, formazione complessa, scienza delle finanze in Italia, è anche, sì per carità, un economista ortodosso, legge in alto, ma è anche un keynesiano, uno dei primi a leggere Keynes, introduce Keynes nella finanza pubblica, come stavano facendo gli americani, come aveva fatto poi Keynes durante la Seconda Guerra Mondiale. E quindi la sua idea è avere questo sistema moderno, keynesiano, appunto, che è progressivo, che gestisce, riesce a appunto agire contro l'inflazione e contro le depressioni. Ed è, secondo me, l'origine è relativamente piccola. Anche il gruppo di economisti che se ne occupa sono appunto economisti accademici, qualche funzionario, nessun politico, è vero, cioè ogni tanto Preti è quello che segue più di tutti la riforma, però appunto Preti è un ministro del Partito Socialdemocratico, è stata una figura secondaria anche all'interno del partito. Poi non ho, purtroppo non ho potuto vedere le sue carte personali, magari potrei avere di più, però, più informazioni, però l'idea è che nessuno si aspetta che questa riforma sia un successo, ma anche in realtà non vorrebbero neanche fare la riforma dell'imposizione diretta, però devono farla perché il sistema è effettivamente molto caotico a livello di evasione. In realtà il sistema prima era terribilmente ingiusto, era, mi ha detto, c'erano, allora non tutti devono fare dichiarazione dei redditi, ok, premesso, però c'era 1 milione di contribuenti, dopo ne abbiamo 15-20. Qualcuno magari pagava, c'erano più imposte indirette, è vero, però l'imposizione diretta era essenzialmente uno scherzo. Anche vederci, cioè, vedendo la lista dei contribuenti, gli stessi funzionari del fisco dicono sì, noi conosciamo questi, seguiamo questi, non sappiamo se c'è qualcun altro, intanto noi cerchiamo di tassare questi perché poveretti li conosciamo. Era quindi una delle ragioni veramente di efficacia, perché tra l'altro non raccoglieva neanche gettito, erano un sacco di imposte complicate, sovraimposte, addizionali, quindi c'era effettivamente. Però la ragione per cui viene fatta è effettivamente questo sorta di vincolo esterno, non dire ce lo chiede l'Europa, come poi Maastricht, era più, c'erano effettivamente delle penalità, ma era sulle esportazioni, perché l'IVA viene rimborsata sulla, appunto l'IVA si paga solo sull'ultima transazione, mentre l'imposta precedente veniva pagata su ogni fase. È molto difficile misurare queste fasi, quindi sostanzialmente uno ci fa la cresta, così poi si prende il rimborso più alto. E questo facevano gli imprenditori italiani per gli ultimi anni 60, e a un certo punto i francesi, che erano i primi, poi anche i tedeschi con l'IVA, gli dicono basta, smettetela, perché è un appunto non è più competitivo, cioè non è più contro la concorrenza. Quindi questa è la ragione proprio pratica per cui poi a un certo punto il Parlamento deve votarla questa legge, non si può più rimandare. Però ci mettono 10 anni e non c'è nessuna fretta. Cioè, mi ricordo, c'è un discorso di Andreotti che dice no, ma pensiamoci bene perché è una riforma importante, magari la prossima legislatura, erano già 10 anni che ne parlavano. Quindi questa è un po' eterogenesi dei fini. E questo è connesso con l'inflazione in un certo senso. Di nuovo, la riforma è pensata negli anni 60. Non c'era inflazione, l'inflazione tutto sommato, arriva tutto ad un colpo, inaspettata, e a questo effetto era pensato l'effetto, cioè l'inflazione e la crescita economica dovevano aumentare automaticamente il gettito, era il sistema americano, questo era l'obiettivo, ma nessuno si aspettava il 20% di inflazione, questa è la cosa che è la veramente, riescono a fare veramente cassa. E la cosa appunto eterogenesi dei fini, di nuovo perché non c'era consapevolezza, perché i dati che vi ho mostrato sono tutti post riforma. Fanno questi dati dalla ricchezza mobile, dalla complementare, ma sono 1 milione di contribuenti. Cioè il reddito medio è poco più alto di quello dei sondaggi della Banca d'Italia. Che sono i sondaggi, per definizione, dovrebbero avere un reddito medio più basso delle imposte.
E quindi letteralmente non avevano neanche gli strumenti per misurarli. Una delle critiche di Cosciani è che non c'erano strumenti per prevedere questa cosa, e cosa facciamo la riforma tributaria se non sappiamo che aliquote vogliamo mettere, se non sappiamo come è distribuito il reddito tra la popolazione. Quindi sì, l'evasione, forse tutto sommato l'evasione quasi diminuisce dopo la riforma, perché si crea, intanto a livello amministrativo è vero, Cosciani di nuovo dice non si fa la riforma, non si fa la riforma dell'amministrazione, verissimo, però si fa intanto l'anagrafe tributaria, cioè si mettono insieme tutti i dati fiscali delle imposte indirette, poi verrà aggiunta anche l'IVA, all'interno di un unico calcolatore centrale a Roma, quindi si sa che qualcuno appunto ha pagato l'IVA a questa persona, quindi via via, e si mettono insieme con i dati delle importazioni, esportazioni, delle dichiarazioni dei redditi, quindi è già un passo avanti. Però appunto secondo me non occorre neanche toccare l'evasione fiscale, cioè il sistema stesso già proteggeva chi doveva essere protetto. Cioè l'ILOR, come aveva menzionato il professore, era questa imposta locale sui redditi, ma di fatto poi veniva gestita dallo Stato e incamerata dallo Stato. Era pensata per essere una sovrattassa sui redditi di capitale, perché precedentemente il sistema aveva aliquote più alte per i redditi di capitale. Dopo, questo l'IRPEF ovviamente non ce l'ha più, perché l'IRPEF dovrebbe valere per tutti i redditi, abbiamo già detto non i redditi di capitale, però almeno per i redditi di imprese dovrebbe valere. Quindi si fa questa sovrattassa per tutti i redditi tranne i redditi di lavoro. Il fatto è che mettono un'esenzione che, se appunto usiamo i nostri dati, cioè sostanzialmente questa imposta la pagava forse l'1%, cioè superava il minimo imponibile, e quindi di fatto è quella che forse l'ho menzionato nel paper, quello per cui ci sono queste proteste di avvocati, ingegneri, che no, non è possibile, dovete aumentarla, e viene aumentata a un livello che appunto è 3 volte il reddito medio, quindi non so... Quello è un caso, per cui già il sistema in sé aveva veramente tutte queste, cioè voleva già proteggere chi doveva essere protetto. La cosa, adesso vado sul concentrare i benefici e diffondere i costi, e lo vorrei collegare con il problema dell'elettorato DC. Allora, questo è molto impressionistico, non ho molti dati, ho dato un'occhiata, c'è qualche sociologo che ha lavorato sulla base sociale della Democrazia Cristiana, ed è vero, cioè la classe operaia soprattutto, diciamo, classe un po' più, diciamo, redditi un po' più alti, erano 50% democristiani, 50% comunisti, cioè è vera questa cosa. Quindi la riforma tributaria in realtà poteva essere un'arma a doppio taglio per i democristiani, che infatti non l'avrebbero voluta, poi viene fatta e non se l'aspettano, perché altrimenti penso Andreotti non l'avrebbe voluta. Però come si reagisce a questo problema? E qua entra un po' la concentrazione dei benefici. Nel momento in cui io posso proteggere con la spesa pubblica alcune fasce, penso soprattutto magari alle zone rurali, se c'era una cosa che ho notato, c'è una correlazione tra lavoratori nelle grandi imprese e appunto aumenti del gettito. Ovviamente perché i salari sono più alti, ma anche se controlliamo per i salari, comunque chi lavorava in grandi imprese pagava imposte più alte rispetto alla campagna. Quindi appunto se guardiamo questo elettorato democristiano, diciamo al di fuori dei grandi centri industriali, questo effettivamente poteva essere una vittima. È vero che i contadini erano comunque fuori dal sistema, quasi non pagavano imposte, quindi di nuovo parliamo di lavoratori dipendenti, però negli anni 70 i lavoratori dipendenti iniziano a essere molti. Devo lavorarci, in realtà non so neanche bene come analizzarlo nel dettaglio, è difficilissimo capire come fu usata la spesa pubblica, c'è qualche libro, però non è banale, cioè si racconta che solo De Mita avesse il potere di conoscere cosa c'era effettivamente nel bilancio, questa era la fonte del suo potere, però no, veramente, vi ho mostrato il grafico prima, la spesa pubblica veramente esplode nella fine degli anni 60, e per gli stessi politici in realtà è molto difficile, cioè, anche se leggiamo Reviglio o altri economisti dell'epoca, faticano un attimo a spiegare cosa effettivamente stava succedendo in quel momento, questa appunto la linea rossa qua. Appunto fino ai primi anni 80 in realtà era tutto spesa pubblica, non c'erano neanche gli interessi, la repressione finanziaria, financial repression, controllo del mercato finanziario, riuscivano ad avere i soldi per quello. Quindi sarebbe interessante vedere se effettivamente è un'ipotesi di lavoro, perché altrimenti non si spiega. Avevo anche mostrato il grafico dei voti di C, appunto abbiamo questa tendenziale diminuzione, però a un certo punto si ferma, cioè noi ci aspetteremo diciamo, che il trend continui, poi per carità ovviamente sono altre le ragioni, però la Democrazia Cristiana non perde così tanto da questa riforma se pensiamo che magari tutti i lavoratori dipendenti iniziano a pagare più imposte. Quindi sì, percezione.
Lo studio della percezione sarebbe interessante. Ho provato a fare un po' appunto Ingram Viewer, queste cose qua, per vedere quando alcune parole compaiono di più. Diciamo, non è facilissimo. Sicuramente una delle ragioni di questo, diciamo, mito del fallimento, tutto sommato penso anche in buona fede, viene dagli stessi autori della riforma, cioè Cosciani, Pedone, lo stesso Visco, diciamo, questo tra l'altro è un gruppo di economisti estremamente di successo, riescono a, appunto, Pedone contro la politica economica negli anni '80, Visco ministro, e allo stesso Cosciani estremamente influente. E questi scrivono molto, e ovviamente le loro aspettative erano quelle di avere un sistema all'americana, senza segreto bancario, con l'IRS che va veramente a trovare anche i redditi all'estero. Qua si trovano con un sistema che colpisce solo il reddito dipendente, e ovviamente l'insoddisfazione è molta, e continuano a scriverne, cioè se fino negli anni '80 c'è veramente molta insoddisfazione. Cosciani si dimette da questo, quasi non vuole più farsi di riforma tributaria, perché il lavoro di una vita viene veramente nella sua percezione. Molti dicono anche che era una percezione veramente un po' naif, perché non era possibile fare quel tipo di riforma in Italia, considerando gli equilibri politici. Però ecco, quindi forse una delle ragioni per questa leggenda del fallimento è poi la successiva politicizzazione del sistema. Cioè, senz'altro il sistema in Italia è molto più politicizzato che in altri paesi. Beh, prima di tutto le ragioni politiche che vi ho detto prima, il sistema è effettivamente pensato per proteggere alcune categorie, ma anche perché, diciamo, anche gli attori, anche diciamo, i riformisti erano estremamente scettici. E un punto importantissimo che ho dimenticato, menzionato dal professor Volpi, poi veramente concludo, il problema della sinistra. È interessante, anche un po' complicato, ho guardato per esempio le carte del gruppo Fisco, cioè il Partito Comunista nel 60-76, che è proprio un gruppo interno di riflessione sulla riforma tributaria per capire cosa sta succedendo. Perché di nuovo, anche a livello statistico, cioè i dati vengono pubblicati nel 79, non è chiaro cosa stia succedendo in questi primi anni della riforma. Cioè, questo meccanismo veramente, e non se ne parla neanche troppo sui giornali. Io ho controllato i quotidiani, ho trovato un pochettino il Corriere della Sera, perché all'articolo online, per la discussione non parla particolarmente di queste cose, contro la rinascita, ma non credo di nuovo, anche perché le questioni politiche dell'epoca erano altre. La contingenza è fondamentale, è vero. Quindi è un po' difficile vedere questo cambiamento. Ci sono alcune figure, per esempio Lionello Raffaelli, in realtà diceva le stesse cose già negli anni 70, però non era presente. Presente era stata una figura di spicco. Lama diventa l'economista principale. Lama dice alla discussione della riforma: dobbiamo pensare alla spesa, questo è il momento di fare spesa, dobbiamo spendere bene. E aveva ragione, perché si spendeva malissimo, però in realtà gli stavano, tra virgolette, fregando con l'entrata. Di nuovo, non è, secondo me, eterogenesi dei fini, cioè nessuno stava pensando di... Però semplicemente, diciamo, io leggo questo nel fatto di non cambiare il sistema per la periodizzazione. A questo punto non si cambia il sistema fino all'87. Cioè la distribuzione del carico fiscale rimane più o meno la stessa a livello teorico, poi ovviamente cambiano i redditi, quindi cambiano le aliquote, però non si vuole cambiare il sistema. E in realtà la CGIL fin da subito chiedeva di ovviamente aggiornare le aliquote. Era chiaro per loro che stavano pagando di più. Però la credo, il problema è che è difficilissimo vederla dalle carte della Democrazia Cristiana. Andreotti non ha documenti sulla riforma tributaria, ha buttato via tutto, e Colombo non abbiamo ancora l'archivio, cioè c'è l'archivio però in via di riordinamento, e ovviamente queste cose non è che le andassero a scrivere sui giornali. Ok, manteniamo, tutto sommato questo fiscal drag non ci dispiace, non poteva essere detto, perché c'erano gli stessi elettori democristiani che appunto ne pagavano. D'accordo, grazie molto, spero. Buonasera. Ringraziamo il professor Volpi per essersi collegato. Ora chiamo, c'è Claudio Monopoli, e collegato c'è Pietro Adamo. Buongiorno a tutti, mi sentite? Mi sentite? Sì, sì, certo, okay. Certo. Ok, allora, buongiorno a tutti e tutti. Grazie della presentazione. Claudio Monopoli, dall'Università di Padova, Verona e Venezia, dottorato inter ateneo, e sono al momento visiting presso la De Montfort University di Leicester, presso il Photographic History Research Center. E vi presento un overview, ecco, della mia ricerca. Cercherò di sintetizzare, comunque di spendere poche parole su questioni storiografiche, quindi stato dell'arte, che è ben presente, insomma, nel paper, e vorrei invece concentrarmi di più su qualche esempio di case study che risultano, ecco, particolarmente eloquenti.
Allora, vi presento diciamo, i quesiti alla base della ricerca. Il mio sguardo sulla storia delle origini della fotografia pornografica, dalle origini della storia della fotografia, vale a dire dal 1839 fino agli anni della Grande Guerra, derivano da interrogativi su quale sia l'impatto di una nuova tecnologia sulla cultura all'interno di un determinato contesto. Questa tipologia di interesse su quale sia effettivamente l'agency di una tecnologia deriva anche da studi sociali come quello appunto dell'actor network theory negli anni 70-80, ma risulta un tema molto forte e molto attuale che produce e spinge molti studiosi a diciamo scrivere, a pubblicare lavori come appunto quello di Johnny Kliman su quale sia l'impatto per esempio di robots, di biotecnologie per esempio anche sulla creazione del cibo. Quindi in qualche modo la tecnologia risulta un argomento di grande interesse. Ecco, io ho voluto diciamo, seguire questo sentiero retrospettivamente attraverso la tecnologia fotografica e il mondo della pornografia. Quindi mi sono chiesto qual è l'impatto della fotografia sulla storia della pornografia. Per fare questo mi sono dovuto confrontare con la categoria stessa di pornografia, che ha anche una sua bibliografia attraverso per esempio Walter Kendrick, gli studi di Linant, raccolti e curati da Linant negli anni 90, e ho dovuto anche cercare di dare una dimensione quantitativa, di descrivere quale fosse la produzione e la distribuzione di questa tipologia di immagini e di oggetti. Fonti e strutture della ricerca si basano, diciamo, su due grossi fronti. Il primo è una comparazione interna alla categoria di pornografia, e quindi come la fotografia si interfacci, si relazioni con altre forme di pornografia testuali e visuali, quelle appunto disegni, anche insomma pitture, incisioni, ma anche romanzi. Quindi cerco insomma di evidenziare quali siano in essi le continuità, le soluzioni di continuità e di discontinuità con questa conoscenza sulla sessualità, che si allaccia anche ai primi tentativi di organizzazione scientifica del sapere in questo campo, che sono appunto quelli della sessuologia dell'Ottocento. Abbiamo appunto Mantegazza, Lombroso, Alfredo Niceforo, Pio Biazzi e tutta una serie insomma di protagonisti. Quindi cerco di mettere in relazione le immagini con questa tipologia di fonti per ricostruire qual è la novità sugli immaginari pornografici o le pornotopie, come le definiva Steven Marcus, e quindi quali sono gli orizzonti del rispetto sessuale nella cultura di un contesto come quello italiano. Quindi diciamo, cerco di prendere fotografie che sono sicuro abbiano circolato nell'Ottocento e nei primi del Novecento nel contesto italiano. Cerco anche di dare una dimensione del fenomeno e quindi di andare oltre ciò che un'immagine, ciò che una fotografia può in qualche modo trasmettere in senso di conoscenza attraverso delle fonti scritte, che sono quelle insomma della censura. Guardo alla censura come delle reti di relazioni fra individui, società, cultura, immagini, e cerco di capire qual è l'impatto della fotografia all'interno di queste reti sociali, quindi quali attenzioni abbiano suscitato, se effettivamente diciamo, la presenza della fotografia possa aver spostato l'attenzione dei censori sull'oscenità. Ma insomma, di questo cercheremo insomma, di vedere qualcosa dopo più nel dettaglio. Quindi, per dare diciamo una sorta di struttura generale della tesi, o meglio qualcosa che rispecchi l'indice della tesi, c'è una prima parte in cui cerco di studiare, ecco, di mettere a confronto due concetti, pornografia e fotografia. Quindi la genesi di queste due macro categorie che si intrecciano nella mia ricerca, che si collocano entrambe nel Novecento, come insomma interagiscono, quali sono le sovrapposizioni e come a livello proprio concettuale, quasi come storia delle idee, possano in qualche modo sovrapporsi. La seconda parte si basa sulle fonti visuali, quindi sulla fotografia in relazione a sessuologia, romanzi, disegni, incisioni, e quindi quali sono i contenuti degli immaginari pornografici e qual è la novità che la fotografia possa eventualmente aver portato. E la terza parte è quella che invece diciamo, si basa sulle fonti di censura, e quindi, come vi dicevo, quali sono gli impatti sociali all'interno del contesto italiano di lungo periodo, quindi dagli stati preunitari fino all'epoca della Grande Guerra.
Passiamo alle immagini. Le origini della fotografia pornografica si collocano come reinvenzione, diciamo, del quotidiano, citando De Certeaux, come riuso di immagini inizialmente utilizzate nelle accademie, quindi immagini di nudo che venivano utilizzate come strumenti per stimolare l'immaginario erotico e sessuale. Si tratta appunto di daguerrotipi all'inizio, questa prima tecnologia fotografica, che appunto viene presentata all'interno delle accademie scientifiche francesi innanzitutto, ma anche londinesi, e che in qualche modo ha come caratterizzazione, no, di genesi culturale questo rapporto preferenziale con la realtà, e quindi dire il vero, avere un diretto contatto con ciò che esiste. Non appena le tecnologie consentono tempi di esposizione più ridotti, si possono realizzare finalmente delle immagini con atti sessuali in corso. Questo elemento del realismo viene anche talvolta accentuato e quindi esasperato quasi attraverso tecnologie come quella della stereoscopia, che consentono tramite un dispositivo come i moderni, diciamo, visori 3D, un aumento del realismo attraverso la percezione della profondità all'interno di queste immagini, quindi macchine della visione dell'Ottocento. Rispetto diciamo alle immagini precedenti alla fotografia, quindi alle illustrazioni e disegni, abbiamo la sparizione di certi temi, come quello del voyeur, ho messo un esempio sulla sinistra, quindi sparisce, ecco, questa figura dell'osservatore esterno, ecco, di un atto di erotismo o un atto sessuale vero e proprio, e si esplica in maniera diversa l'immagine stessa del rapporto sessuale. Queste immagini di incisione e disegni, sebbene fossero anche fruite all'interno, ecco, di semplici fogli stampati, erano inizialmente pensate e realizzate come accompagnamento alla pornografia testuale. La fotografia, non essendo riproducibile all'interno di un testo stampato fino alla fine degli anni Ottanta dell'Ottocento, rappresenta una forma di fruizione pornografica completamente a sé stante. La differenza principale è appunto la presenza, diciamo, molto chiara dei genitali, per esempio, degli atti sessuali in maniera esplicita. Addirittura si possono fare dei parallelismi fra ecco, queste due immagini, una che è appunto quella di destra, famosissima, quella di Nadar, fotografia che rappresenta i genitali di un ermafrodito, è una fotografia che invece dovrebbe essere più ecco, di pensata per una circolazione pornografica, laddove comunque, ecco, questa esplicitazione dei contenuti e il diretto contatto con il realismo risultano, ecco, gli elementi principali di questa forma di pornografia. Abbiamo anche, come dire, dei feedback e delle relazioni a carattere intervisuale fra pittura e fotografia. Per esempio, qui abbiamo L'origine del mondo di Courbet, 1866, che è in diretta connessione. Abbiamo anche fonti scritte che attestano, diciamo, il contatto con il fotografo Auguste Belloc, che più di un decennio prima, negli anni 50 dell'Ottocento, realizzava questi primissimi piani in stereoscopia di organi genitali femminili. Per quanto riguarda i disegni, vi ho portato qui l'esempio dei modi di Giulio Romano, che sono diciamo delle illustrazioni pornografiche risalenti al 1524, che diciamo si ripresentano all'interno, ecco, della letteratura. Abbiamo a sinistra delle immagini relative alla fine del XVI secolo, quindi qualcosa di più vicino alle immagini originali che non possediamo, e vediamo come nel Settecento, grazie anche al miglioramento delle tecnologie xilografiche, ma anche di incisione, quindi appunto incisione a rame, ci sia, ecco, sia una maggiore esplicità, ma abbiamo anche delle pose che sono piuttosto statiche e gli organi genitali non sono ancora ben presenti. Abbiamo invece nel Novecento, con Paul Avril, una ripresa dello stile grafico-fotografico per questa stessa tipologia di contenuti. Anche questa è una ripresa esplicita dei modi di Giulio Romano, con questa estetica che è puramente fotografica, si vede dai chiariscuri e dalle pose più morbide e, diciamo, fluide. La fotografia pornografica si intreccia anche però alla storia della costruzione dello Stato italiano, al Risorgimento. Abbiamo la fotografia protagonista della costruzione, insomma, dell'Italia risorgimentale attraverso, per esempio, appunto l'album dei Mille di Alessandro Pavia, realizzato, insomma, negli anni 60 dell'Ottocento, che in qualche modo coronano
attraverso la fotografia quel sistema politico, il celebrity system di cui hanno parlato Petrizio e Fruci soprattutto, e che in qualche modo interagiscono con la cultura politica italiana risorgimentale. Qua abbiamo gli esempi, insomma, di fotomontaggi che servono a discreditare figure del risorgimento italiano, quali appunto Garibaldi, Cavour, Pio IX. Questo, vabbè, è il caso di Costanza Vaccari di Otalevi, su cui non mi soffermo. Abbiamo altre tipologie di contenuti, come per esempio quelle del carattere omoerotico. Nella pornografia non esiste solo, come dire, l'eterodossia, ecco, della eterosessualità o della normativa sessuale. La pornografia risulta anche un terreno in cui possono essere presenti estetiche omoerotiche, come queste che hanno questa ambientazione diciamo, antichità, antica Grecia, suggerite già da John Huntington Simons con il testo A Problem in Greek Ethics del 1874, riprese da fotografi operanti sul suolo italiano come William von Gloden, William von Plushow e Vincenzo Galdi. Abbiamo anche, diciamo, figure un po' più esplicite. Sempre per parlare di qualcosa di non normativo, abbiamo addirittura la presenza di ecco, queste fotografie che ci parlano di fluidi, insomma, perversioni, urina, che non è ripresa attraverso, diciamo, lo strumento fotografico, ma è tracciata con il raschiamento del negativo, immagine a sinistra. Abbiamo anche presenza, per esempio, di animali all'interno di alcune fotografie. Quella di destra presenta un peluche. Stessa cosa qui, e abbiamo anche per esempio l'attestazione del contenuto del lesbismo utilizzato per diciamo l'eccitazione mascolina, e quindi rivolto a un pubblico maschile, che è attestato nella letteratura francese soprattutto del Settecento, esplode anche con De Sade a fine Settecento, si attesta in Italia solo nell'Ottocento, probabilmente grazie alla fotografia, attraverso di essa. E ritorna nella letteratura, per esempio nel 1877, nel romanzo di Alfredo Oriani, quindi autore maschio, Al di là, che appunto riprende questi temi. Ma abbiamo anche l'immaginario pornografico coloniale, dove diciamo i nessi intertestuali, intervisuali, sono da fare sì con la pittura, come quella di Hayez, per esempio, ma anche con i diari degli esploratori e delle prime esperienze coloniali italiane dell'Ottocento, che vengono rielaborate in un immaginario grafico negli atelier europei. Abbiamo anche, diciamo, forme non normative di rappresentazione, ecco, della diversità dell'etnia. Fonti di censura io le ho considerate appunto come reti di relazioni, e cerco di capire qual è l'impatto della fotografia. Cerco di presentare direttamente con le conclusioni. Qui con un grafico volevo spiegare come la fotografia pornografica possa spingere l'interesse dei censori verso forma, immagine, oggetto e contenuti di oscenità, laddove magari l'attenzione principale, soprattutto nella fase preunitaria, di diversi contesti, era rivolta verso la testualità e verso la politica. Gli archivi di Stato che ho consultato sono quelli di Torino, Napoli, Roma e Venezia, e l'archivio centrale dello Stato per quanto riguarda la storia del Regno d'Italia nel Novecento. Magari, ecco, non mi soffermo su quali sono le conclusioni, tuttavia, ecco, quello che posso dire attraverso, ecco, le fonti e la ricostruzione anche lungo l'Ottocento della fotografia pornografica e della sua censura, è che sostanzialmente il concetto stesso di pornografia e l'utilizzo della parola pornografia, che si attesta solo alla fine dell'Ottocento, si costruisce in relazione alla presenza di queste immagini. Cioè la fotografia è l'elemento attraverso il quale, nel contesto italiano e non solo, si può costruire questa idea di pornografia, laddove prima invece vi era, ecco, solo la categoria di oscenità. Avrei, insomma, tanti contenuti. Vabbè, qua per esempio all'interno delle fonti dell'archivio di Stato si trovano anche pubblicità, all'interno delle quali si trovano anche prodotti particolari, tipo foto a comparsa tramite contatto con liquido, addirittura specchio fotografico, la cui immagine appare solo alitando, che sono, diciamo, delle attestazioni in assenza di questi oggetti, che ci spiegano anche qual è la fruizione, lo spettacolo stesso della pornografia, proiezioni nelle sale cinematografiche, serate nere. Non mi soffermo oltre sulle conclusioni, perché voglio lasciare spazio al dibattito. Mi scuso, insomma, se non sono potuto andare più nello specifico. Grazie. Ringrazio Claudio per essere stato
nei tempi, penso poi di ribatto potrai tornare sicuramente. Lascio la parola al discasso. Permettetemi, dunque, mi sentite bene? Vado bene? Sì, sì. Ok, permettetemi di cominciare con due premesse. La prima, mi scuso di non essere lì con voi, ma ieri pomeriggio, mentre avevo la valigia alla porta e stavo per uscire, mi è arrivata la comunicazione che il mio volo di ritorno da Catania è stato annullato, e questo è il motivo per il quale sono qua in streaming e non sono lì con voi, diciamo così. È andato al di là della mia volontà, diciamo così, questa situazione. In secondo luogo, permettetemi di esprimere un certo compiacimento per l'esistenza stessa del progetto di Monopoli, giusto? Esatto. Di Monopoli. È vero che negli ultimi anni nell'Accademia Italiana abbiamo un'attenzione nuova, no, per le questioni relative alla storia della sessualità e anche alla storia della pornografia. Abbiamo qualche centro di ricerca che si è sviluppato, dei gruppi di ricerca. Noi stesso a Torino abbiamo fondato un gruppo di ricerca in storia dei diritti LGBTQ. Insomma, c'è sicuramente qualcosa di nuovo ed è qualcosa di veramente inedito in Italia, perché mi permetto di ricordare a voi, ma anche a Monopoli, speriamo di indovinare, Monopoli. Quando nel 1995 ho scritto il mio primo libro sulla pornografia, c'è stata una riunione tra la redazione e i due direttori della collana, uno dei quali era uno dei miei maestri, sull'opportunità che io firmassi o meno il libro sulla pornografia. Cioè nel 95 si pensava che fare un libro sulla pornografia potesse mettere a rischio la carriera accademica, mentre oggi invece la sua tesi è discussa appunto in un ambito come questo, in cui mi sembra che ci sia pieno riconoscimento della legittimità di un tema, un argomento che secondo me è sempre stato estremamente rilevante, ma la cui rilevanza in molti modi si rivelava imbarazzante. Potrei stare qui un'ora a raccontarvi, diciamo così, della mia carriera e della relazione che la mia carriera ha con il fatto che uno dei miei argomenti di studio sia la pornografia, ma questo ve lo risparmio e passo direttamente alla discussione della tesi di Monopoli, che suscita la mia ammirazione per il modo in cui l'ha concepita, per le ambizioni che dimostra, che mette sul tavolo per la discussione. Non sono del tutto sicuro, naturalmente, che Monopoli riuscirà fino in fondo a dare una forma a queste ambizioni, e dico anche quali sono i motivi. Monopoli, lei li prenda a metà tra i suggerimenti e anche un po' di critica. Veda lei come interpretare. Il primo punto è la relazione tra sessualità e pornografia, che mi sembra che una cosa di cui lei tiene conto. È evidente, la pornografia è una peculiare messa in scena della sessualità, cioè una messa in scena della sessualità che ha una sua storia, un suo percorso, un suo modus specifico. L'evoluzione di questo modus nel corso dei secoli rappresenta è la storia della pornografia, cioè come cambia il modo in cui la pornografia si rapporta con la sessualità è, diciamo così, il fulcro, no? È l'asse portante dello sviluppo della pornografia, che è lungo, ha un lungo corso, eccetera. Ecco, su questo mi sembra che lei abbia, lei cita dei testi, giustamente, no? E io ritengo che siano molti dei testi che le cita siano abbastanza centrati, ma fino a un certo punto. Perché? Perché mi sembra che lei manchi qui di un po' di manchi proprio di un po' di storiografia sulla pornografia. Nel senso, lei cita Lee Hunt, The Materialist World of Pornography, qui ha citato solo il libro, non ha citato esempio, che riguarda il Settecento, naturalmente, non riguarda, è tutto un libro che riguarda l'età moderna, quindi non l'età contemporanea, ma soprattutto a un certo momento, ed è qui che io voglio darle un suggerimento, lei cita da un libro del 2006 che a sua volta cita il grande dibattito degli anni 50, degli anni 70, che è la cosa che lei dovrebbe conoscere a menadito, diciamo così, e lo cita citando, facendo il nome di cinque scrittrici femministe, una delle quali, Linda Williams, non è una scrittrice femminista, ma invece un'autrice di media studies, che non appartiene a quel tipo di polemica. Quelle femministe, Monopoli, lei le deve leggere. Cioè, quelle analisi della pornografia, lei non deve accontentarsi di citarle. Cioè, io
gradirei che lei, Millet e Brown Miller da una parte, Ed Working e McKinnon dall'altro, lei li leggesse, perché è il centro, diciamo così, della nostra interpretazione della pornografia. C'è un momento storico preciso che va dal secondo dopoguerra alla fine degli anni 70. Michel Foucault, che lei cita nel suo saggio, non è il momento della legittimazione degli studi sulla sessualità, è il momento finale di un lungo percorso che tra gli anni 50 e gli anni 60 arriva a mettere a fuoco i principali problemi sociali, politici, culturali che riguardano la pornografia. Si parte dai grandi processi, quello a Saad in Francia, quello a Borges, a Miller negli Stati Uniti, persino qui da noi abbiamo dei problemi relativi alla censura. No, Vitaliano Brancati scrive un bellissimo saggio di cui le consiglio la lettura nel 1952, che si chiama Ritorno alla censura, perché gli censurano la sua commedia La governante, perché c'è una sfumatura di lesbismo, no? Quindi in quel periodo, in quella discussione, anni 50, anni 60, abbiamo i sessuologi, no? Il rapporto Kinsey, poi Anastasia Johnson, con tutto ciò che ne consegue, abbiamo giuristi, letterati, artisti, uomini politici che prendono posizione sull'argomento, ci sono i grandi rapporti che vengono affidati a comitati politici, no? In Danimarca, in Svezia, poi negli Stati Uniti, poi in Inghilterra, poi in Canada, no? Quindi c'è un'ampia e grande discussione che ci dà il senso, diciamo così, dell'esperienza pornografica, non solo per quanto riguarda il dopoguerra, ma in generale per la questione della relazione tra la pornografia e la sessualità. Lei nel suo progetto si propone di illustrare la relazione tra pornografia e sessualità facendo riferimento alla sessuologia italiana coeva. E a me sembra che l'impostazione sia giusta, cioè che sia effettivamente che ci sia, essendo la pornografia una peculiare messa in scena della sessualità, il confronto con lo studio della sessualità, cioè con la sessuologia, sia assolutamente importante e fondamentale. Ma mi permetta di dire, lei in Mantegazza e Lombroso troverà ben poco di interessante su questo argomento. Io non ho letto i due, dico, ma diciamo così, ho letto qualche saggio riguardante l'argomento. Lei troverà poco, troverà di più sui sessuologi della generazione successiva, i Kraft Ebing, i Freud, e poi più avanti, no, i Bloch, gli Hirschfeld, Havelock Ellis. Lei su questo troverà delle cose, ma dubito che lei riesca a stabilire una relazione tra il modo in cui è percepita la pornografia e, diciamo così, la struttura della sessualità in Italia a partire dallo studio di quei sessuologi che lei cita nel suo progetto di tesi. Quindi le suggerirei qui di ampliare un po' la sua conoscenza della storiografia, puntando su quello che emerge in quegli anni decisivi, ripeto, dal processo di Saad alla sentenza della Corte Suprema Americana del 69, che libera la pornografia negli Stati Uniti, che è il momento in cui la pornografia si trasforma dall'esperienza d'élite a esperienza di massa, che è quella con cui abbiamo a che fare noi oggi. Secondo punto, lei studia fotografia e giustamente rivendica la centralità della fotografia all'interno del suo progetto. Ora, io le dirò onestamente, non sono convinto che l'esperienza della pornografia sia così centrale come lei la definisce, cioè sono abbastanza certo che nel corso dell'Ottocento il principale veicolo e quindi lo strumento principale che abbiamo per comprendere le meccaniche della pornografia rispetto alla storia culturale, alla storia politica, alla storia religiosa, sia ancora la letteratura. Cioè, se vuole le posso anche dire che c'è un momento in cui la fotografia è decisiva, ma non è questo, non è certamente l'Ottocento o il tipo di esperienza a cui lei si fa riferimento, che è molto elitaria, è molto ridotta, poi su questo torno. Le consiglierei la seconda metà degli anni 60, quando in effetti la fotografia assume per un breve momento, diciamo così, dal 65-66 al 71-72, prima che entri in scena lo strumento cinema, no, veramente sembra essere l'esperienza primaria attraverso la quale in Occidente si fa conoscenza con la pornografia, con le riviste svedesi, le riviste olandesi, le riviste danesi e poi quelle americane che invadono il mondo intero. Per curiosità dei presenti, ricordo che nel 1971 la Germania è il secondo consumatore di pornografia in Europa, con 50 tonnellate di materiale pornografico importato dalle regioni scandinave. Al primo posto c'è un'altra nazione che spicca con 125
milioni di 125 tonnellate, milioni di tonnellate, no, adesso mi ricordo più come, insomma, da 50 dei tedeschi si passa ai 125 della prima nazione che è importatrice di pornografia, che naturalmente siamo noi gli italiani. Quindi c'è anche questo è un momento abbastanza cruciale, secondo me, per comprendere, diciamo così, gli mutamenti della messa in scena della pornografia attraverso l'immagine della fotografia, che non sono foto in senso stretto, ma sono foto che stanno dentro riviste. I primi pornografi, le prime riviste sono tutte legate a fotografi, cioè sono i fotografi danesi, tedeschi, francesi, olandesi, che i tedeschi e i francesi si spostano nelle regioni del nord per produrre pornografia anche di grande qualità, nel momento in cui c'è anche una grande innovazione tecnologica nella pornografia stessa. Ecco, quindi lei rivendica questa centralità della pornografia, della quale io spero che lei riesca a trovare i dati che lo confermino. Mi sembra però che continua ad essere, nel corso dell'Ottocento, continua ad essere la letteratura lo strumento di diffusione principale della pornografia, e che il consumo delle fotografie resti molto molto d'élite. Lei sostiene, quindi l'ultimo punto e poi mi fermo, lei sostiene di poter ricostruire un certo tipo di rete di relazione umana, sociale, culturale, eccetera, attraverso lo studio della censura, ed è convinto anche attraverso questo di poter ricostruire i meccanismi di distribuzione, di produzione e di consumo. Io mi auguro che lei ci riesca, ne dubito fortemente, proprio perché si tratta di un fenomeno assolutamente, quello della circolazione delle fotografie, assolutamente d'Italia, che forse un po' più avanti, alla fine del periodo che le prende in circolazione, tocca anche i ceti subordinati, no? Durante la prima guerra mondiale i soldati che si spostano lungo il fronte effettivamente cominciano ad avere una frequentazione più assidua con la fotografia pornografica, però mi sembra che resti un fenomeno, il consumo della fotografia resti un fenomeno elitario che conta, ma fino a un certo punto. Sicuramente non conta più della letteratura, quindi la sua idea di poter definire la precisazione del concetto di pornografia attraverso la foto mi sembra utopistica. Cioè, io spero che lei ci riesca, no? Io sarei assieme, quando leggerò il suo lavoro finale, io spero di trovare appunto le argomentazioni, i dati che portino in questa direzione. Mi sembra però difficile. Cioè, come dire, elevare la fotografia protagonista dell'evoluzione del concetto di pornografia in Italia, poi avessi scelto la Francia, avessi scelto l'Inghilterra vittoriana o la Francia della seconda metà dell'Ottocento, potrei forse darle un po' più di credito, ma in questo caso mi sembra essere un po' più complesso. Va bene, mi fermo qui. Bene, ringraziamo Pietro Adamo. Apriamo il momento delle domande, delle riflessioni dal pubblico. Allora, tanto grazie per lo sforzo, no, di sintesi. Immagino che la ricerca è sicuramente molto complessa, e quindi lo sforzo di sintesi che hai fatto sollecita molte curiosità, domande e così via. E a me in particolare sono un paio di cose che mi interesserebbe che tu approfondissi. E cioè, da un lato, che forse sono legate a quanto emergeva nell'ultima parte, no? Da un lato la possibilità di verificare la diffusione, l'impatto, no? Per capire quanto la fotografia diventa effettivamente un veicolo, no? Anche della diffusione di un certo tipo di pornografia, quindi dati quantitativi, è possibile insomma risalire a dei dati quantitativi rispetto alla diffusione. Poi a mio avviso, però può darsi pure che non ho ben capito, cioè non mi è molto chiaro il nesso, il ragionamento che fai rispetto alla censura, non perché non mi sia chiaro il tema della censura, la questione della censura, ma forse
si potrebbe ulteriormente disarticolare la questione della censura, no? Perché da un lato c'è una censura, mi pare, che è quella statale, no? Anche stando alle fonti che tu prendi in esame, però poi appunto c'è la censura anche che passa attraverso il veicolo della medicalizzazione, no? Della devianza, no? Pornografica, quindi una censura che passa attraverso delle prospettive, delle chiavi di lettura scientifiche, no? E poi ecco l'altra questione anche rispetto alla censura come forse l'accennavi alla fine, il confessionale, no? Cioè come attraverso anche la moralizzazione o la categoria di peccato e come la dottrina e le istituzioni cattoliche si pongono rispetto al tema, se ci sono non le cose più ora le cose più classiche, più banali del punto di vista cattolico sono quelle di una arretratezza, no? Di una difficoltà a confrontarsi con la modernità. In realtà, insomma, gli studi più recenti, penso anche a un lavoro di Francesco Piva sulla pedagogia delle associazioni cattoliche, della gioventù cattolica e dell'organizzazione cattolica di massa, hanno messo un po' in evidenza anche gli indirizzi, no, di moralizzazione, di contenimento, di sacrificio, eccetera, eccetera, siano molto più vicini alla l'emerge di una morale borghese, no? Di quanto non si sia sinora compreso. Quindi, insomma, tornando all'ultimo punto, forse varrebbe la pena disarticolare maggiormente, no? La questione della censura, vedendo diverse agency, insomma, e come si rapportano alla questione generale. Sì, allora io due cose molto, molto brevi. Innanzitutto complimenti, mi sembra una ricerca davvero molto interessante, una ricerca anche non semplice perché sono fonti comunque di cui appunto si tende a disfarsi anche, quindi insomma non anche proprio dal punto di vista materiale non è un riferimento semplicissimo. Io ho soltanto diciamo una un commento, pensavo diciamo anche proprio la centralità del corpo. Cioè, credi che possa essere anche, diciamo, proprio un angolo visuale dal quale guardare, diciamo, che è pienamente dentro, chiaramente, la tua ricerca, anche se almeno nella presentazione poi non veniva così fuori, però proprio il corpo, che poi si riconnette ovviamente alla sessuologia, anche alla medicalizzazione delle cose a cui faceva riferimento anche Lucia Ceci, cioè c'è comunque in un certo senso una nuova contestualizzazione del corpo in certi versi, nuova comunque nell'Ottocento, che secondo me appunto è interessante, viene affrontata da diverse prospettive, penso anche al lavoro di Fernando Alfieri per dare insomma anche un'idea proprio delle diverse modalità attraverso le quali magari esplorare il corpo, e sicuramente io credo che la tua ricerca anche in questo senso potrebbe dare un contributo prezioso, forse anche in questo, cioè la fotografia forse rispetto ad altri media che senz'altro mantengono insomma una centralità e un'importanza, insomma io poi non è che sono assolutamente esperta di queste cose, però forse anche in questo potrebbe rappresentare una tecnologia comunque che ha una diversa, insomma, poi, no? Da una diversa resa da questo punto di vista, quindi proprio visuale, e quindi, non lo so, questa è un po'. E poi una cosa interessante che mi sembrava di aver capito anche dalla presentazione, cioè questa attenzione alle tecnologie, che mi sembra comunque, anche questo è un aspetto interessante, e diciamo a questa visione non lineare, cioè se ho ben capito comunque anche poi l'avvento della fotografia, cioè ha delle ricadute, cioè attraverso un nuovo utilizzo però di quelli che sono appunto delle tecniche comunque precedenti, il che mi sembra sempre appunto interessante per riuscire a appunto ricostruire nella sua complessità poi anche questo, come dire, avvicendarsi di nuove tecnologie e però appunto di convivenza con le precedenti anche di cambiamento. Solo questo. Grazie. Una cosa al volo e forse un po' marginale per la tua ricerca, ma che, come dire, mi ha incuriosito l'immaginario coloniale. Perché il corpo nero viene utilizzato, viene presentato come un corpo bianco. E mi è venuto in mente che negli Stati Uniti, un po' dopo forse, tra 1880 e 1890,
vengono create una serie di immagini, incisioni e fotografie, spesso di uomini bianchi travestiti da orientali, ritratti come predatori sessuali. Quindi c'è una costruzione razziale attraverso la pornografia, attraverso l'utilizzo del corpo, che però nella fotografia che ci hai fatto vedere tu, nell'immagine che ci hai fatto vedere tu, forse viene meno. Quindi andiamo al succo. Quanto è italiana e quanto è globale questa storia che ci hai raccontato? Sì, in una certa misura mi riallaccio a quanto veniva detto rispetto alla globalità o meno di questa vicenda, ecco, alle sue proiezioni sulla dimensione italiana. Lo faccio però dal punto di vista, diciamo così, delle dinamiche di circolazione, anche di mercato di queste cose, perché come ricordava anche Adamo, probabilmente diciamo la filiazione di questo materiale è prevalentemente francese o inglese in questo periodo. Mi chiede, anche tu in un certo senso hai detto che queste immagini di accademia sono prevalentemente provenienti da accademia londinesi o francesi, se non ho capito male, in origine. Vabbè, comunque la domanda, ecco, partendo da queste premesse, le immagini che ci ha fatto vedere che circolano presumibilmente in Italia sono immagini di filiazione italiana o, come spesso avveniva per tutti i materiali, diciamo, illustrati della prima metà dell'Ottocento soprattutto, sono immagini, diciamo, che vengono da riproduzioni di materiali dei grandi centri dell'editoria che sono Parigi, Londra, e entravano in Italia? E poi attraverso quali canali entravano? Perché anche lì appunto c'è la lotta con la censura, o quali centri appunto eventuali, se esistono appunto dei luoghi, dei centri, non so come dire, dell'editoria che facevano circolare in Italia questo genere di materiale. Mi interessava più questa dinamica di mercato che poi si leghi anche alla dinamica dei consumi, ecco, e all'eventuale provincialità dell'Italia in questa vicenda. Anch'io vorrei ringraziare Claudio per la sua presentazione, che era davvero molto interessante, e ho una curiosità, forse un suggerimento che si ricollega in realtà a una domanda che è già stata fatta. E mi chiedevo se tu avessi mai visto, mai sfogliato il lavoro di Mbu Margherita Libouri, che io credo sia addirittura risultato... Libouri. Che credo sia addirittura il risultato di una tesi magistrale, neanche di una tesi di dottorato, ma molto approfondita, è un lavoro che poi si è prolungato negli anni e che aveva presentato a Bologna. Si chiama Pornotropics, Pornotropics Tradition, e si tratta di una raccolta di cartoline coloniali mandati da, appunto da coloni o anche di soldati di passaggio, mandati a casa, e si trattava di immagini che mi ricordavano alcune di quelle che hai mostrato, cioè delle immagini pornografiche coloniali. Trattandosi di per lo più soldati italiani, si tratta di fotografie tardive rispetto al tuo, però pensando che il tuo, se ho capito bene, la tua è una ricerca europea, in realtà immagino che delle cose no, non è tutto, che potrebbero forse rientrare nel tuo periodo, e niente, mi interessava sentire su questo. Grazie. Intanto, grazie. Io sono molto interessata al tema, però anche rispetto al periodo ne conosco molto poco e ho proprio una curiosità molto, insomma, puntuale. Cioè, premettendo che la dinamica della sessualizzazione dei corpi e i processi di costruzione sociale, delle gerarchie di genere sono cose che si toccano ma differenti, quello che mi chiedevo... Non sapendolo, in termini di uso e consumo, questa cosa te la chiedo soprattutto dopo la frase che hai detto prima rispetto alle immagini non eteronormative, soprattutto quelle legate al lesbismo, al consumo maschile, ok? Mi chiedevo di, in prospettiva di genere, vorrei qualche curiosità su qualche dettaglio in più rispetto ai consumi di queste immagini, ok? Cioè quali, se le donne ne consumavano, chi, cosa, okay, come. E anche a livello di classe, in realtà, stesso discorso, quindi in termini di uso e consumo rispetto al genere e alla classe. No, ovviamente non mi occupo di temi di storia culturale, eccetera, però diciamo di tecnologia me ne sono occupata. E vorrei capire una cosa, il punto di partenza della tesi è come la fotografia abbia influenzato la pornografia. Ecco, questo non mi è chiaro. Cioè, non mi è chiaro per niente come la questione tecnica abbia cambiato
il modo di fare, perché dalle immagini che tu hai dato, tra le incisioni del Settecento e le immagini che hai portato sull'Ottocento, c'è una maggiore appunto specificità, precisione, quello che vuoi, c'è la medicalizzazione del corpo, ma non vedo questo abbia appunto cambiato il modo di fare pornografia, se non per una cosa implicita che dici: le fotografie sono diventate di massa, tra virgolette. Allora però non mi è chiaro come queste venivano veicolate, e in questo credo che Adamo abbia ragione, nel senso che probabilmente venivano veicolate attraverso riviste, non lo so, cioè non lo capisco. E come, terzo punto, questo, la fotografia però consente nell'Italia dell'Ottocento la diffusione della pornografia di massa. Insomma, mi sembra che c'è un punto non colto in questa, cioè c'è molto su, ci sono molte assumptions, si dice, molti postulati, che però, facciamo un po' di scienza, poi alla fine non vengono, almeno in questa fase della ricerca, non vengono dimostrati, o non vengono, o non si capisce il modo in cui poi verranno dimostrati. E allora, su questo io inviterei un po' forse a... perché è chiaro che poi con l'avvento del cinema, è chiaro che nel Novecento tutto questo, lo capisco, cioè che è così anche in Italia, ma effettivamente nell'Ottocento mi sembra un retrodatare processi che appunto sono novecenteschi. Quindi la mia era... come effettivamente allora la tecnologia della fotografia, se e come ha cambiato effettivamente la pornografia nell'Ottocento, e se forse questo non è più fare un po' di anticipazione, di anacronismo rispetto appunto a processi che sono processi novecenteschi. Innanzitutto grazie di tutte le suggestioni e le domande. Penso che in primo luogo sia necessario, da tutti gli interventi che sono emersi, una maggiore definizione del framework. Allora, io mi occupo di Ottocento, di cultura, e di come all'interno di questa dimensione sia percepita la sessualità, nel senso di pratica, attività, immaginario, e stimolo del desiderio. Questo si declina attraverso appunto delle abitudini che sono nell'alveo della sessualità più ampia, e della pornografia in senso più culturale, cioè come attraverso elementi di vario tipo, testuale, letterario, visuale, possano essere declinati, interpretati, filtrati e rielaborati. E storia culturale lo faccio attraverso la fotografia, quindi con fonti primarie di carattere visuale, con una loro specificità, che è quella fotografica. Detto ciò, il dibattito sulla pornografia all'interno del Novecento è importante, assolutamente sì, perché è l'esplosione del fieldwork che ha definito le basi di partenza con le quali guardare a questo fenomeno. Il fenomeno della pornografia che si è osservato soprattutto negli anni 50 con Kinsey, 60 e poi soprattutto negli anni 70-80 è contemporaneo, ma c'è anche qualche sguardo al passato. Penso che tuttavia rispetto a quel dibattito anche abbastanza lontano nel tempo debbano essere recuperati alcuni elementi di profondità storica, per storicizzare meglio quelle immagini, per capire come interagissero con la cultura e il contesto sociale del tempo. Detto ciò, nel paper ovviamente non ho potuto estendere troppo lo stato dell'arte. McKinnon, la Dworkin, certo li ho letti,
Tuttavia mi interessa esporre una ricerca di storia culturale che si basi sulla fotografia e che parli dell'Ottocento. Sul tema di rapporto appunto fra visualità pornografica, se vogliamo, quindi pornografia visuale e cultura, stato, cioè cultura, società dell'Ottocento, c'è poco. Sull'Italia c'è pochissimo. Abbiamo pochissimi studi, come per esempio quelli di Marina Miraglia, Luigi Tommassini, che sono articoli di una rivista che non esiste nemmeno più, che è AFTER, rivista di storia e fotografia. Piccoli, esempi di ricerca su questo tema. Sono dei case study, talvolta molto, compressi, c'è anche sì, Bruno Varrosi, certo. Parlano soprattutto di fine 800 e inizio 900 e si concentrano su pochi dibattiti, poche fonti, congressi di società contro la pornografia, oppure nel caso di Tommassini ci sono delle fonti di archivio che sono in parte quelle che studio io e sulle quali tornerò per definire meglio alcuni punti che non erano chiari. Perché è importante la fotografia nell'Ottocento? Beh, perché è effettivamente il momento in cui il medium nasce e inizia a circolare in maniera massiva, c'è poco da fare, e questo non lo dico io, me lo dicono le fonti di censura dell'Archivio Centrale di Stato relative al periodo 1910-1919 in particolare, che possono essere studiate da un punto di vista quantitativo. Perché? Che cosa succede? Nel 1910 10 giugno, mi pare, circolare del ministro dell'interno e presidente del consiglio, Luigi Rizzatti, viene detto la pornografia è un problema, questo deriva da dibattiti internazionali in cui virtuisti italiani hanno partecipato, congresso di Parigi, libro giallo, maggio del 1910, la pornografia è un problema, bisogna fare sorveglianza. Che cosa succede da quel momento? Ogni 3 mesi tutti i prefetti inviano delle circolari presso il Ministero dello Stato e comunicano quali sono i casi in cui intervengono contro gli oggetti pornografici. Ora, non ho ancora fatto i calcoli, ma siamo intorno all'80-90% di oggetti visuali, immagini. E di che stiamo parlando? Di cartoline. Perché alla fine degli anni 80 dell'Ottocento si diffonde la stampa fotomeccanica. Fino agli anni 80 dell'Ottocento, una fotografia era un oggetto chimicamente trattato per essere fotosensibile ed essere impressionabile attraverso la luce. Dagli anni 80 dell'Ottocento, una fotografia può essere riprodotta con metodi di stampa più tradizionali. Ai primi del Novecento, le prime fotografie iniziano a comparire in maniera sistematica sui giornali. Quindi stiamo parlando essenzialmente di cartoline, di immagini di questo tipo che rappresentano la fetta principale delle fonti di censura nell'Italia liberale. E questa cosa è particolarmente sentita come pesante, soprattutto nell'epoca della Grande Guerra, in cui si fa addirittura a livello di dibattito politico-culturale un parallelismo, c'è una guerra al fronte e noi abbiamo una guerra all'interno del nostro paese, che è quella contro la pornografia, che corrompe i giovani che andranno al fronte e che difenderanno il nostro paese. C'è da connettere questa narrativa anche con le idee le impostazioni demografiche che vengono sviluppate dalla fine del Settecento, soprattutto dopo la guerra franco-prussiana, di neomercantilismo, che vedono nella generazione di nuovo popolo e quindi nella sessualità che deve essere finalizzata alla riproduzione il fulcro della forza dello Stato, e le leggi di pubblica sicurezza, così come il codice Zanardelli, parlano di difesa del pudore in quanto fondamento dello Stato e della famiglia, a partire dal quale si costruisce lo Stato. La fotografia pornografica è minaccia di tutto questo. Io voglio capire, all'interno della storia della tecnologia, come questo succede. A livello di contenuti, giusto per tornare all'ultima domanda, c'è una rielaborazione, nel senso di democratizzazione di alcune narrative. Perché laddove vediamo che la pornografia è visuale, soprattutto all'inizio del Novecento, e appunto ci sono immagini di lesbismo ricorrenti,
capiamo che all'interno di una letteratura francese, europea, che passa in parte, questo ce lo dicono le fonti degli stati preunitari italiani, che parlano di questi temi, la fotografia li riprende e li rimette in circolo in circuiti letterari diversi, come appunto abbiamo visto quella di Alfredo Uriani, ma anche Carolina Invernizio, insomma abbiamo diversi esempi nella letteratura. Stessa cosa, alcune tipologie visuali rientrano in disegni, incisioni, filtrate dalla fotografia, alcuni interessi, alcune composizioni stesse delle immagini. Questo vuol dire utilizzare le fotografie e le immagini come fonti. È qualcosa che si esplica in maniera diversa dalla fonte scritta. Elitario quindi? No, la fotografia non era elitaria. Inizia l'esplosione della cultura visuale che nel primo dopoguerra diventa fulcro del fenomeno della pubblicità. La gente inizia a collezionare immagini e cartoline. La pornografia, ecco, molto spesso viene liquidata, non viene conservata, certo, per questo diciamo molto difficile, gli archivi, fra virgolette, più importanti per queste immagini sono collezioni private o appunto talvolta mercatini dell'usato. C'è qualcosa, tipo l'archivio di Ando Gilardi, Fototeca Storica Nazionale, ha delle riproduzioni molto interessanti di questo periodo. Quindi, dati quantitativi. Per quanto riguarda il periodo preunitario, sulle fotografie oscene abbiamo dei flash, ma c'è da dire una cosa, se noi prendiamo questa parte di ricerca e la compariamo alla ricerca che attualmente viene portata avanti sulla cultura materiale e visuale nel Risorgimento, vediamo come in realtà i censori degli stati preunitari non erano attenti di per sé alla materialità e alla visualità all'interno delle loro operazioni di censura. Quindi bisogna ricontestualizzare. Perché abbiamo poche immagini, poche fonti di censura che parlano di immagini ed eventualmente di fotografie? Perché comunque di per sé la censura nell'età preunitaria era di carattere testuale. Ci sono delle presenze, tuttavia queste presenze, questa centralità nel dibattito pubblico aumenta dagli anni 60. Quando si attesta nel 1854 il formato carte de visite e la fotografia inizia a circolare in maniera diciamo sempre più massiva. L'esplosione però arriva a inizio Novecento. Per quanto riguarda la censura, cioè io per censura definisco un'operazione fatta da istituzioni che diciamo ammettono la circolazione legittima determinati prodotti culturali o meno. Per quanto invece riguarda la questione della moralità e quindi che cosa è giusto e sbagliato, sì, si caratterizza una duplice morale all'interno del dibattito dello Stato italiano. Quella laica, della sessuologia, scientista e positivista, e quella, diciamo, morale di carattere cattolico. C'è anche una congiuntura tra queste due morali, soprattutto nell'epoca della Grande Guerra. Ci sono degli appelli per spingere le istituzioni a reagire, che vengono firmate da istituzioni di vario tipo in questo periodo. Centralità del corpo nell'Ottocento? Io credo assolutamente sì, perché in realtà... Sulla centralità del corpo, diciamo, non ho tanti elementi per poter rispondere, però credo che potrebbe essere, come dire, reinterpretata anche sulla crescita della centralità della cultura visuale, che è un fenomeno culturale di cui parlano anche Petrizio e Fruci all'interno, per esempio, del sistema politico. Penso di aver risposto a che cosa quindi la tecnologia fotografica fa, riorganizza, democratizza, e talvolta, diciamo, cioè io credo che questo nel lungo periodo, quello che succede fino alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, crea urgenza all'interno di un sistema di circolazione di certi elementi, come appunto la fotografia pornografica. Immaginario coloniale, diciamo, si potrebbe fare un lungo dibattito a riguardo. Come corpo bianco, sì, no, in parte. La fotografia che avete visto era di Luigi Naretti, che comunque insomma era un fotografo, diciamo artista, fa insomma una serie di produzioni fotografiche nell'Eritrea italiana da fine Ottocento. C'è anche diciamo una rappresentazione ricorrente all'interno di questi immaginari, per esempio quello dell'harem, però l'uomo nero viene anche visto come imbelle, poco in grado di diciamo contenere ed esprimere la sessualità della, diciamo, della donna di questi ambienti coloniali, che in qualche modo diventa, quasi con un'analogia pantiana, corpo della donna come corpo dello Stato, la vergine che va colonizzata, no? C'è una specie di continuità discorsiva
che attraverso la sessualità diciamo rappresenta, ecco, l'intento coloniale. Transnazionalità, sì, io diciamo cerco di guardare la prospettiva del consumo, perché mi interessa come il consumo caratterizzi una società e una cultura. Il mio è uno studio sulla cultura italiana, sulla sessualità, sulle pratiche sessuali e sugli immaginari che quindi passano attraverso la pornografia. Transnazionalità, sì, vengono, insomma, queste immagini circolano, talvolta, cioè anzi molto spesso non abbiamo dati sui flussi. All'interno, ecco, delle fonti di censura più organizzate, che sono quelle dell'Ottocento, abbiamo addirittura delle fonti americane che dicono l'Italia non è attenta alle fotografie che dall'Italia arrivano negli Stati Uniti, perché poi diciamo nel Novecento si creano anche questi nessi, no, transnazionali di governi che dicono state attenti a questi traffici di oggetti pornografici. E per quanto riguarda classe e genere, diciamo che ci sono talvolta dei documenti che parlano in maniera molto estesa di alcune esperienze di fruizione, rivendita, consumo della pornografia. Posso dire che mi è difficile parlare di consumo di per sé, perché ovviamente quello che si tende a livello di operazione di pulizia a fare è stoppare in qualche modo la circolazione. Però ti posso dire che ho trovato, diciamo, casi sia di nobili impoveriti che rivendono fotografie per cercare di sostenere, ecco, la propria persona economica, e anche per esempio un caso sifilitico che non sapeva come vivere se non spacciando fotografie pornografiche. Quindi ci sono talvolta queste storie individuali molto interessanti all'interno delle fonti di censura. E non so se ho risposto più o meno a tutto, però insomma vi ringrazio del dibattito. Innanzitutto ringrazio Claudio, ringrazio Pietro Adamo. Dobbiamo fare una pausa. Ancora grazie. Io vi abbandono e vi saluto tutti. Buon proseguimento dei lavori. Aspetti, grazie mille, professore. Aspetti un secondo. La volevo salutare come direttore. Mi dispiace che lei non sia stato qui con noi stamattina. Sì. Ecco, allora siamo all'ultima relazione. Abbiamo Juan de Lara Vázquez e Lucia Ceci. Lascio subito la parola a Juan. Buongiorno e grazie dell'invito dell'ospitalità dell'organizzazione. Io mi occuperò di spiegare il progetto ancora sotto alcuni aspetti in alto mare, e procederò a spiegare che mi occupo delle relazioni fra Santa Sede Italia-Spagna durante il pontificato di Pio XII. Inizialmente volevo anche occuparmi tra guerra fredda e integrazione europea. Dunque, non per mettere le mani avanti, ma per spiegare il divenire della ricerca, e inizialmente quando sto preparando il progetto non sono ancora aperti gli archivi, erano previsti per l'apertura per il 2 marzo 2020, avevo una prenotazione per il mese di aprile e per il mese di novembre. È successo, lo tutti sappiamo, molti non lo sanno, ma a novembre c'è stata un'altra chiusura. Quindi io non sono riuscito ad entrare negli archivi fino sostanzialmente all'anno scorso. Vi era molta scetticità riguardo da parte di chi mi ha seguito, da parte di molti professori anche in sede di esame, riguardo cosa avrei trovato. Infatti anche a me fu detto che non avrei trovato tanto materiale, che non avrei riscontrato, come ci dicono tanto, molte volte. Alla fine invece ho trovato molto materiale. Inizialmente contavo di occuparmi dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi 45 data canonica, fino al 58. Una volta arrivato negli archivi vaticani, scopro che non sarà possibile, perché l'apertura è sì fino al 58, ma deve coincidere con un'annunziatura completa. Nel caso spagnolo mi trovo che l'annunziatura di Gaetano Cicognani si conclude nel 53-54, quindi Antoniutti si estenderà oltre la data del pontificato Pio XII, quindi si può vedere soltanto, diciamo, un indice di versamento dietro richiesta al prefetto. Ho dovuto ridurre il periodo, quindi mi sono retrodatato al 43,
per tutta una serie di motivi che spiegherò. Nel 43, nell'estate, c'è la caduta di Mussolini e l'armistizio, quindi da parte spagnola si inizia ad avere un rapporto con due Italie. Ci sono due ambasciate a Roma che inizialmente devono chiudere, si deve decidere se si riconoscerà. Si sposta tutto in Vaticano, diciamo dall'ambasciata del Quirinale al Vaticano. I rapporti da parte spagnola e italiana si conoscevano, mancava la prospettiva degli archivi vaticani, che in questo periodo scopriamo che diventano un attore centrale che in queste relazioni trilaterali. Dentro l'archivio Vaticano inizialmente pensavo di dover vedere Nunziatura Spagna e Segreteria di Stato, però l'apertura scopro che c'è la Pontificia Opera Assistenza, che a sua volta riprende tutta la documentazione dell'Onarmo, di Baldelli, di altri enti assistenziali che si creano, si riuniscono, si riorganizzano in questi anni della Seconda Guerra Mondiale. La Commissione Soccorsi, Ufficio Prigionieri di Guerra, Ufficio Informazioni, l'Ufficio Migrazioni, l'Annunziatura Italiana e la Sezione Alleati e Sezione Migrazione degli Alleati. Vi è un divario tra il titolo che ho presentato, che presento inizialmente, e il contenuto della prima parte. E inizialmente l'obiettivo era tracciare dal punto di vista vaticano quelle che erano le rat lines, quindi come questi eredi del fascismo, questi fuggiaschi, riescono a scappare in Spagna inizialmente e poi in Sud America con l'aiuto del franchismo, ma attraverso i canali dei conventi, che si era parlato tanto, però mancava questa prospettiva. Per precauzione, per mantenermi nell'ambito delle relazioni internazionali, dedico in un primo momento al progetto questa piccola introduzione, per poi poter eventualmente ripiegare nell'ambito delle relazioni internazionali. Ho trovato tantissimo materiale negli archivi vaticani, non in Nunziatura Spagnola, ma nelle commissioni di soccorsi, che a sua volta mi portano a chiedermi: ma ci sarà qualcosa in Azione Cattolica Spagnola? Quindi questo mi ha portato a visitare gli archivi dell'Azione Cattolica a Salamanca, dove ho trovato tantissimo materiale. Vi era sì il famoso questa cosa di Pio XII di non scrivere niente, però comunque burocraticamente andavano seguite delle pratiche. Quindi grazie a questi archivi sono riuscendo a collegare alcuni personaggi che partono anche dalla parte italiana, che poi diventa Jugoslavia, passando per Roma, arrivando a Madrid, e sto riuscendo a trovare anche nomi, cognomi, finanziamenti di come questi riescono poi ad arrivare dall'Argentina a Caracas, l'ultimo che sono riuscito a trovare. Non ci sono propriamente dei dossier, quindi non, se io vado in Azione Cattolica non riesco a trovare nulla in direzione centrale, però in segreteria ci sono tutta una serie di personaggi secondari che sono quelli che manda avanti il nunzio, quelli che manda avanti il primato della Spagna, in questo caso Enrique Pla y Daniel. Ho trovato bigliettini da visita con manoscritti, con dare 2000 pesetas al portatore perché deve andare a Bilbao per poi a solta prendere la nave ammiraglia Aznar per andare in Sud America. Quindi sotto questo punto di vista ho trovato tantissimo materiale, non ho dovuto ripiegare immediatamente sulle relazioni trilaterali. Quindi mi sento, tra virgolette, forte sulla parte delle rat line, delle vie di fuga da parte vaticana. Ho dovuto dedicarci tanto tempo e non ho messo il resto di archivi perché sono in corso. Perché Nunziatura comunque, neanche nel caso italiano, si estende fino al 53. Quindi sono riuscito, per la parte che non... dove non mi sentivo ancora forte a livello archivistico, di decidere soltanto un periodo e provare a ricostruire, perché il volume di documentazione sia da parte italiana che da parte spagnola è enorme. L'archivio spagnolo degli affari esteri è molto ricco in questo periodo, c'è tantissimo materiale a livello di telegrammi, di rapporti, questi momenti vanno incrociati anche con il servizio esterno della Falange, e comunque rimane qualcuno a Roma.
poi a sua volta questo va inserito dentro un altro livello, quello dei partiti. L'MSI, sin dalla fondazione, inizia a mandare gente in Spagna, come si è detto, a richiedere soldi. Nella fondazione, nell'archivio della Fondazione Nazionale Francisco Franco, c'è documentazione di Franz Turchi, del senatore dell'MSI, che va a Madrid e richiede di vedere Franco diverse volte o diverse cariche del governo per chiedere finanziamenti. Quindi tutto questo è stato già approvato dagli studi, chi si è occupato di Ratline, però mancava la prospettiva vaticana. La periodizzazione scelta, dunque l'estate del 43, per ora con il relatore si sta parlando di dividerlo in due o tre parti, principalmente sarebbe 43, dunque questa duplice relazione con l'Italia, il Vaticano che faceva da intermediario anche con la Germania per la Repubblica Sociale, tutti questi italiani che si stanno spostando, il caso di Filippo Anfuso recentemente l'ho trovato qualche giorno fa in Vaticano, nunziatura di Parigi, comunica con segretario di Stato che Anfuso non deve muoversi da Parigi fin tanto che non vi sarà un trattato tra alleati e Italia. Quindi come questi sono sempre dentro il processo Roatta, eccetera, eccetera. Però comunque i vari livelli sì, sono interconnessi. Il livello dell'individuo, che poi comunque questi rapporti che prima instaurava a Parigi e poi in Spagna saranno comunque fruttuosi nel resto del tempo, negli anni per collegare poi i vari movimenti, prima l'MSI, poi successivamente Ordine Nuovo, poi i vari delle chiaie, però lì non mi spingerò. Dunque, 43 perché vi è il concordato Spagna e Santa Sede, finisce Cicognani, e vi è il patto di Madrid, qualche anno prima è tornata l'ambasciata statunitense a Madrid, vi è stato il consenso, l'autorizzazione da parte di Washington perché vi possano essere dei rapporti ufficiali anche fra Spagna e Italia. Fino a quel momento, anche durante il periodo del 43, fino alla fine della guerra, vi erano due Italie che richiedevano il pagamento del debito di guerra alla Spagna. Quindi il franchismo si deve muovere per non pagare. Da parte alleata vi sono trovato negli affari esteri critiche all'Italia che stava richiedendo questi soldi dovuti al franchismo. Attualmente stiamo pensando di spezzare nel 46, quindi fare due segmenti dal 43 al 46 e dal 46 al 53. 46 perché vi è il referendum, le prime elezioni e soprattutto l'amnistia Togliatti. Questo mi servirà perché Commissione Soccorsi e Vaticano fino a questa data si occupano di profughi italiani prevalentemente collegati al regime. Da questo momento in poi si occupano di profughi italiani e dell'est Europa, perché siamo in piena guerra fredda e quindi prevale l'anticomunismo, assieme alla Carità Vaticana, di portare queste persone fuori dalle richieste di Tito, dalle richieste dei vari paesi dell'Unione Sovietica. E in questo caso di studio mi sto occupando di come le reti cattoliche fanno arrivare molti in Spagna. Quindi le richieste che fa il Vaticano Santa Sede alla Spagna di accogliere. A sua volta la Spagna chiede attraverso i vari ministri e membri, ex membri di Azione Cattolica, finanziamenti per poterli accogliere. Questo però. Cioè avevi altro tempo a disposizione. Allora, approfitto, dentro sempre riguardo le fonti, dovrei vedere prossimamente gli archivi delle diocesi, le diocesani, sto vedendo per Barcellona, Madrid, Valencia sarà un po' complicato perché il Vaticano attraverso il nunzio non comunica ufficialmente, ma comunica attraverso le diocesi. Quindi Santa Sede parla con Pla y Daniel, che è il cardinale prima della Spagna, che a sua volta parla con gli enti intermedi, diocesi, parrocchie, che sono quelli che portano avanti il lavoro pratico. Croce Rossa ha molti rapporti con Vaticano e indirettamente con la Spagna, molti si muovono attraverso la Croce Rossa spagnola, e prossimamente avrei anche
dovrei visitare gli archivi di Ginevra, che man mano che passa il tempo stanno classificando, riorganizzando, e un fondo importante che dovrei vedere è quello degli affari esteri dell'ambasciata di Madrid. Ho recentemente scoperto che sono stati inviati alla Farnesina, ma non sono ancora stati organizzati, quindi vi è tutto il periodo di cambio degli ambasciatori, del personale diplomatico in questo periodo, molto interessante, e chiarisce su quali binari e quali ragioni stavano muovendo le relazioni che si stavano ristabilendo tra e riconformando tra Spagna e Italia. Allora, grazie, grazie anche per l'invito, sono molto contenta di tornare ai cantieri e di aver ascoltato perlomeno oggi relazioni e interventi. I miei commenti sul progetto di ricerca di Juan si basa soprattutto sul paper, no? Non tanto su questa esposizione in cui sei stato effettivamente molto sintetico, come giusto che sia, forse. Ok, no? E allora, per punti, parto da un primo punto, cioè l'importanza del tema, cioè l'importanza del tema che questa ricerca affronta da due prospettive, sia la questione dell'eredità del fascismo e del franchismo nel dopoguerra, nel secondo dopoguerra, ed è, no, anche un tema, una chiave di lettura che è stata scelta proprio dalla Sisco per il convegno di Matera, quindi si tratta senza dubbio di un tema, di una chiave di lettura rilevante. E un altro elemento di rilevanza è, rispetto al tema, è legato naturalmente al focus che viene posto sulla Santa Sede, la Santa Sede sul ruolo di Pio XII. Su Pio XII e sulle carte di Pio XII rese accessibili a partire dal 2020, eccetera, rilevo una specificità italiana e per questo mi fa piacere che ci siano delle ricerche anche che vengono, non sei italiano, però insomma anche nel contesto dell'Accademia italiana. Dunque, no, quando tra il 2006 e il 2008 c'è stata l'apertura delle carte di Pio XI, ci fu davvero una corsa, un bel dibattito, tante ricerche, tante pubblicazioni, network italiani legati a network chiaramente internazionali tra Europa e Stati Uniti. Le carte di Pio XII, viceversa, sono state l'apertura degli archivi di Pio XII, viceversa, sono stati a lungo così, insomma, richiesti con una serie di anche tesi complottistiche, no? Che ci fosse questo o quell'altro da nascondere tra tutte le responsabilità rispetto alla Shoah, i silenzi di Pio XII. Ecco, una volta che sono state aperte, rese accessibili le carte di questo pontificato, c'è stato un grande sforzo, iniziato già prima, organizzativo da parte di istituzioni tedesche, accademia tedesca e francesi, l'école française, vedete anche voi tramite la mailing list della Sisco, no? Ecco, al di là dei convegni, ma insomma finanziamenti per ricerche, progetti di ricerca, segni di ricerca e così via. E anche l'Istituto Storico Germanico ha avuto, oltre a Hubert Wolf di Münster, l'Università di Münster, no? un finanziamento molto cospicuo, ed è impostata una ricerca che vede come interlocutori principali, oltre ad alcuni studiosi europei, studiosi latinoamericani, israeliani e così via. No? Ora, questo ritardo fermo restando, non è che un italiano ci vuole per forza un italiano, però è molto evidente, no? Ci sono dei singoli studi, però non c'è un impegno, uno sforzo progettuale organizzativo, che insomma ci fa un po' interrogare, no? Come studiosi di questi temi. E quali possono essere le cause, insomma, un po' secondo me
lo spostamento anche dei progetti di ricerca sulle linee che Bruxelles no, si attende, no, da chi fa delle application, no, siano Marie Curie, IRC, ecco, no, questo un po' in assenza di un finanziamento e di un impegno da parte delle istituzioni italiane, no? Però d'altra parte, ecco, forse è anche riconducibile, forse, ad una marginalizzazione o auto-marginalizzazione, no, da parte degli studi storico-religiosi nel quadro del dibattito storico-politico italiano. E in che senso? Non una marginalizzazione, come dire, no, a tavolino, voluta e programmata, ma è una mia impressione che diciamo, ci si è confrontati meno con prospettive anche di innovative sul piano metodologico, e si è un po' rimasti all'interno, no, di prospettive, metodologie tradizionali, no, di ricerca storica, di interpretazione storica. Ora, e così mi avvicino sempre di più al tema, però ci tenevo, mi sembrava importante dirlo perché poi si collega anche con le mie, così, insomma, miei consigli, per così dire, i miei suggerimenti. Ora, qual è, no, diciamo, la svolta che c'è stata ormai da diversi anni, no? Cioè la sollecitazione ad impostare la ricerca storica in una prospettiva di storia globale ha coinvolto con molto ritardo gli studi storico-religiosi, perché, diciamo, come già Appleby e Green scrivevano una decina d'anni fa, la Chiesa Cattolica, cioè gli internazionali religiosi, loro parlano di internazionali religiose, sono considerate dei soggetti più tradizionali e quindi, diciamo, meno appealing, no, rispetto ad altri soggetti di studio come agencies. Diciamo, questo ritardo, cioè il fatto che le internazionali religiose, se vogliamo continuare a usare questo termine, no, continuate a muovere, no, dentro delle categorie che per alcuni anni non sono state di moda né a Bruxelles né negli Stati Uniti, no, cioè di fatto ha contribuito a, diciamo, star fuori, no, rispetto ai filoni principali o ai dibattiti, insomma, no, che a livello internazionale venivano sviluppati. E diciamo, questo detto un po' in premessa. Quindi l'importanza del tema, il coraggio anche, no, di riprendere questi studi, e quindi su questo, insomma, il pieno sostegno da parte mia. Ecco, a questo livello di ricerca, tu stai all'inizio del secondo anno, no? Mi pare, giusto? Ecco. Vanno messe però meglio a fuoco le domande, perché, insomma, sia nel paper ma anche adesso oggi nella presentazione, tu vedi, c'hai tante fonti, no? Sei quasi sommerso da una serie di fonti, però prima ancora delle fonti vanno poste bene le domande della ricerca. Ora, il mio consiglio, anche a fronte appunto di queste carenze della ricerca italiana in questo periodo, è quello forse di individuare come soggetto preminente di studio, forse proprio la Santa Sede, no? Il ruolo chiave che la Santa Sede gioca nelle relazioni tra Italia e Spagna nel post-fascismo. Però qua c'è un problema, secondo me, che andrebbe ancora ulteriormente un po' chiarito, che riguarda la cronologia, perché, cioè, mentre nel caso italiano tu vuoi parlare di post-fascismo, in Spagna abbiamo ancora il franchismo, no? Quindi il tema dell'eredità, che tu non hai citato, proprio nel paper c'è, cioè l'eredità ci può stare in Italia, però il franchismo è ancora un regime, anzi in piena espansione. Quindi, diciamo, forse va resa in maniera un po' più, no, va articolata la questione della cronologia.
E dicevo, quindi il soggetto, secondo me, è il soggetto è la Santa Sede, no? Anche la Santa Sede va disarticolato, come già si capiva da quello che dicevi tu, perché la Santa Sede è chiaramente il pontefice, sono i nunzi, no? È la segreteria di Stato, sono i vescovi, sono le congregazioni sparse in varie parti del mondo, sono le associazioni, che l'associazionismo cattolico. Ora, diciamo, il fatto anche di individuare come soggetto preminente di studio e di ricostruzione storica la Santa Sede già ti apre un mondo, no? Perché sì, diciamo, questa chiave di lettura è, al contrario di quanto si è ritenuto a lungo, è proprio un soggetto globale, no? Non è un caso che gli studi anche più recenti si stanno accostando al pontificato di Pio XII come un global pontificate, no? Un pontificato globale, no? E mi riferisco a parte a qualche convegno, ma anche a delle letture che ti consiglio, insomma, se non le conosci adesso non lo so, è quello di Chamedes, di, no? Giuliana Chamedes, Pius XII, The Last Crusade, no? Oppure Stelle, insomma, il tentativo di guardare al pontificato e alla storia di questo pontificato nella sua dimensione globale, e qui ben si inserisce anche la prospettiva che tu cerchi di ricostruire, cioè la ricostruzione delle reti, no? Quindi questa è la prima cosa. E in questa dimensione di prospettiva globale, di pontificato globale, a mi pare, insomma, che anche tu adesso l'accennavi, invece non l'avevo trovato nel paper, assume un ruolo importantissimo non solo la Spagna, Italia-Spagna, ma tutta quanta la rete dell'America Latina. È l'America Latina, e là pure, diciamo, ci sarebbe tanto, credo, no? Da fare, insomma, da... Ecco, quindi il pontificato come pontificato globale, una riflessione sulla cronologia, un'attenzione a queste reti. Ecco, poi un'altra, quindi questa è la prima domanda. Secondo me un'altra domanda che andrebbe posta e sarebbe utile porre, no? Attraverso quali categorie la Santa Sede guarda no? E si muove rispetto al postfascismo o al neofascismo poi, e al franchismo, no? Perché, cioè, questa è una domanda che va posta. Perché si aiutano noi neofascisti oppure alcuni che scappano dalla Francia, no? Che erano stati, no? Pétain. E allora lì, diciamo, per rispondere a una domanda di questo tipo, allora sì, insomma, il contesto internazionale, però è anche, diciamo, come dentro alla cultura cattolica e alla cultura cattolica della Santa Sede si percepisce non soltanto il tema della guerra, ma si percepisce il nazionalismo, no? Si percepisce l'idea del mito dell'Italia cattolica o della Spagna cattolica. Questo è fondamentale, no? E questo ce l'ha dimostrato l'importanza di questo tema. Ce l'ha mostrato, per citare soltanto la cosa più recente e magistrale, Renato Moro, no? Nel mito dell'Italia cattolica, no? la lunga durata e l'importanza di questo tema. Quindi non solo, diciamo, vedere le reti, ma perché la Santa Sede si attiva così colà, no? Mi ha colpito molto in un convegno recente, no? Sentire, insomma, ascoltare una relazione, no, che era c'eri pure tu, insomma, vero, no? C'eri, no, quella di Valbusque, no? Una relazione, no, in cui, diciamo, si trova lei a partire da questi studi sulle nuove carte di Pio XII, le stesse persone, le stesse personalità, un vescovo, un sacerdote, che prima si occupano di dare rifugio ad alcuni ebrei perseguitati, sì. Si occupano poi di far fuggire Tisteran, Buketen, no? di far fuggire alcuni fascisti e peteniani. No? Quindi allora, però, capire perché, no? Cioè, attraverso quali categorie, ecco, secondo me questo pure, insomma, è una domanda da porsi, perché non credo che possa essere
il fuoco, no, della ricerca soltanto una ricostruzione delle reti, dei movimenti, no? Ma è anche quella, non dico che non sia utile. Scusami, dici nei tempi perché mi sono... Abbiamo ancora qualche minuto. Ah, ok, no? E quindi le domande, la metodologia, la cronologia, come ti dicevo, no? Va meglio, insomma, sviluppato un ragionamento, se posso permettermi, un ragionamento più complesso sulla cronologia. E poi ecco, la letteratura di riferimento, no? Questi filoni, una volta individuate le domande e i due filoni, due o tre filoni, però diciamo, insomma, lo stato dell'arte, come si dice, è fatto con metodo, no? Perché a me ha colpito che mette insieme Carcello Ortì, sì, e insomma, magari manca Seixas o mancano, sì, altre cose, insomma, che sono... però invece la letteratura penso che sia uno scavo, una volta individuate le domande e la chiave di lettura, no? Che costituisce la pista preeminente della tua indagine, su questi tre filoni va fatta proprio una ricostruzione a tappeto, no? Se l'eredità del fascismo e del franchismo, il nazionalismo, il nazionalismo in Italia e Spagna, no? Quali sono le categorie. Poi ecco, un'altra cosa che mi ha colpito, che poi insomma mi stupisce non trovarla, è l'assenza di riferimenti a prospettive antisemite, che da quello insomma che mi risulta, perlomeno insomma in base alle letture che ho fatto, sia di Botti ma anche di Ramon Rodriguez Lago, no? Questa prospettiva antisemita circola sotto traccia anche nel periodo successivo alla fine della seconda guerra mondiale, no? Ecco, quindi il mio consiglio è anche vedere bene questa letteratura che aiuta molto a muoversi meglio negli archivi, perché sennò uno dagli archivi è sopraffatto, no? Invece diciamo, se tu hai una letteratura di riferimento ti costruisci delle chiavi, delle prospettive e sai cosa cercare, perlomeno si capisce un po' meglio. Non è importante guardare tutto, però insomma quei documenti e quelle fonti che meglio possano contribuire, no, a dare una risposta alla tua ricerca. Sì, insomma, perché appunto Carcello Ortì, che è un militante, sacerdote, militante, no? Che è difensore dell'idea, no? che sia esistito un martirio cattolico in Spagna e che continua, no? A pubblicare, ecco, no? Insomma, eviterei di metterlo tra le fonti, no? E diciamo, è una posizione militante, anzi, ma forse vicina pure agli ambienti di destra, direi, no? Quindi diciamo, non è, le raccolte che lui fa sono raccolte selettivi, sì, però cioè, insomma, ho visto che abbiamo le fonti adesso dell'Archivio Apostolico Vaticano, ce ne sono tante altre. Ecco, tutto qui, insomma, grazie. Niente, mi chiedevo riguardo all'amnistia degli atti, che diciamo, per quanto si possa chiaramente comprendere la congiuntura complicata nella quale si trovò il Ministro della Giustizia a promulgare quell'amnistia, questo pose problemi, diciamo, molto dibattuti nei decenni successivi della storia repubblicana circa la mancata defascistizzazione dello Stato. E mi chiedevo, siccome ne parlavi a livello di possibile data periodizzante su questo fenomeno di fuoriusciti fascisti dall'Italia attraverso questo sistema di relazioni internazionali, mi chiedevo che tipo di impatto ebbe questa iniziativa di Togliatti su questo fenomeno che osservi. Grazie mille per l'intervento, anche per la relazione, per ovvie ragioni sono pienamente d'accordo.
Avevo un paio di curiosità, in realtà, poi avremo modo anche di parlare più in dettaglio, ma mi chiedevo una prima domanda sul contesto globale, visto che il pontificato di Pio XII si inserisce molto attivamente in questo ampio contesto. Mi domandavo, la guerra fredda, come viene considerata in queste dinamiche? Penso per esempio a un testo di David Bryden, che è Franco's Internationalist, che ti consiglio perché anche per la cronologia, sì, sì. Ok, in cui emerge chiaramente come appunto la Spagna si collochi in una posizione molto particolare, la Spagna franchista si collochi in una posizione molto particolare nel secondo dopoguerra, proprio perché abbiamo il tentativo da parte di Franco di accreditarsi come potenza cattolica e via dicendo. Quindi come per esempio si pone questo problema anche nel progetto di ricerca, e poi sempre utilizzando anche il riferimento alle categorie, mi domandavo la categoria di democrazia, per esempio, è a tutti gli effetti una scommessa, per citare Menozzi, no? Quindi è una scommessa quella di una sana democrazia per Pio XII. E questo però come si pone in relazione a un altro modello che invece rimane nella linea di Ottaviani e quant'altro. Ecco, mi domandavo un po' come complessificare un po' e come rientra la questione, okay, di accettazione, sì, 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 di democrazia anche nel contesto globale. Tutto qui. Grazie. In realtà sono, ho scritto 3 punti, ma solamente 2. Il primo è un suggerimento per rispondere alla domanda che ti ha fatto Lucia Ceci, cioè se la tua risposta all'azione del Vaticano è il Vaticano interviene per ragioni umanitarie, allora diventa sensato forse andare a cercare la rete, il network inverso, cioè i repubblicani spagnoli che dopo il 45 scappano, e vedere se il Vaticano interviene per facilitare questo processo di fuga. L'altra cosa che volevo dirti è che se alla fine tieni dentro guerra fredda e integrazione europea, che dalla presentazione abbiamo lasciato, sì, fuori, mi sembra che tutto sommato anche tu hai qualche dubbio su questo, forse vale la pena tenere dentro un altro soggetto, cioè il Consiglio d'Europa, perché sul Consiglio d'Europa si misurano un po' di ambizioni di Franco e una contrarietà di alcuni paesi occidentali, e il Vaticano che benedice tutta questa operazione alla fine. Tutto qui, grazie. Sì, grazie per l'intervento. Vado solo di reminiscenze di corsi di Menozzi. Quindi volevo porti 2 domande. Allora, la prima è questi canali, no? Nella storia precedente, ecco, della guerra civile, cioè si può stabilire una continuità in qualche modo, anche una sorta di preferenza nell'aiuto a questi personaggi del fascismo legati al regime o alla Repubblica Sociale Italiana, una preferenza anche legata a canali che si attivano durante la guerra civile spagnola, che tra l'altro non attrae solo, diciamo, i fascisti volontari, ma quelli che nel ventaglio di Renato Moro potrebbero essere considerati dei cattolici fascisti, più che altro perché l'Episcopato spagnolo bandisce una crociata contro i comunisti in quell'occasione. Quindi anche questa è la prima questione, cioè se hai già un'idea di chi potrebbe preferire come quali sono anche i criteri in qualche modo. La seconda questione è se si sceglie il punto di vista della Santa Sede per restringere, appunto, perché magari se no è poi molto ampio, si può anche vedere il ruolo delle associazioni reducistiche, per esempio della Repubblica Socialista, perché tra Repubblica Socialista abbiamo martirologi in Spagna, e anche la coltivazione di una memoria fascista cattolica in Italia, le associazioni dei reduci e via così.
Quindi anche al di là delle diocesi esistono delle sorte di reti di preti neri, in qualche modo, dei network che vengono costituiti e che magari vengono anche in qualche modo sostenuti da alcuni settori della Santa Sede, ma penso più che altro malvisti, visto anche che sono di fatto condannati già durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi questo. Ciò che è mancato, credo, insomma, che, è stata anche la promozione di un processo di autocritica, insomma, fare i conti col fascismo anche da parte dell'Episcopato italiano, no? Cose che invece, diciamo, in altri contesti nazionali sono state discusse a partire dal 1965, quella che adesso si chiama Conferenza Episcopale Tedesca, che è unica nonostante le Germanie non fossero divise in due, avvia insomma, un processo di riflessione, no? Non solo di riflessione, ma anche di pubblicazione di fonti, di documenti. E ancora nel 2020, insomma, ci sono state di nuovo ammissioni di colpa, insomma. E c'è stato un confronto aperto, no? E questo riguarda poi anche la memoria, più che le continuità esplicite, che la permanenza, no, di riferimenti a, non so, Don Calcagno, che viceversa viene ucciso nel 45, riguarda, come dire, ciò che implicitamente non si dice, riguarda il non detto, riguarda il rimosso, riguarda il fatto che noi ancora troviamo targhe dedicate a Giuliani, Reginaldo Giuliani, cappellano della milizia, come se fosse un santo, no? Perché muore in Etiopia e non si dice che muore durante la conquista italiana in Etiopia, no? Quindi diciamo. Volevo dire questo, che c'è anche un atteggiamento dell'Episcopato italiano che nel corso, no, del dopoguerra non ha favorito un confronto critico con questa vicenda. E poi ultima cosa, visto che si è citato Menozzi, abbiamo citato Moro, non abbiamo parlato di Miccoli, Giovanni Miccoli, è anche vero che gli italiani, gli studiosi italiani si sono accostati a queste carte con minor senso dello scandalismo. Non voglio fare nomi, però ci sono alcuni studiosi non italiani, insomma, magari americani, che vanno lì pensando che trovano la carta, il documento che dimostrerebbe che Pio XII è responsabile, no, dello sterminio degli ebrei d'Europa. Mentre, diciamo, c'è una tradizione storiografica italiana che ha da tempo si è confrontato col problema dell'antisemitismo, della lunga durata dell'antigiudaismo, del pregiudizio antigiudaico, e che ha indagato anche appunto il pontificato, il magistero, a partire dalla convinzione che qual è la mission del magistero? Orientare le coscienze. Quindi il discorso pubblico della Chiesa è fondamentale se la mission è quella di orientare le coscienze. Quindi cioè, se da un lato siamo i meno interessati perché il nostro Stato investe di meno, perché ci adeguiamo di più a Bruxelles, eccetera, eccetera, però dall'altro lato c'è anche una maturità storiografica che si è consolidata nei decenni precedenti e che, insomma, magari ci fa quasi pensare che delle cose già sono state studiate, però non è così, ecco. Scusa se ti ho tolto il tempo. L'unica cosa, vorrei chiedere un piacere. Man mano che rispondo, temo di scordare qualche particolarità o qualcosa. Potreste, per favore, una volta che ho concluso uno ad uno, interrompermi e dirmi non mi hai risposto a questo, per favore, perché ci tengo. E molte si collegano, soprattutto. Allora, innanzitutto, grazie mille, perché si è allineata ai dubbi e perplessità, mi fa il mio tutor Schiena, in fondo. il problema, parlai pontificato globale, però mi fa paura di dover inserire quello che ho già iniziato a vedere di non setura Washington, Gran Bretagna, Parigi, che sono, come ho già visto, del tantissimo materiale. Proverò a parlarne con questi tre soggetti soltanto. Partire dagli inventari. Dagli inventari, sì. Allora, perché si aiutano
l'ho spiegato male prima, ho parlato di anticomunismo e carità. Quindi le carte anche da parte spagnola che ho visto, quando l'avanzata tedesca si interrompe, il Papa parla con l'ambasciatore spagnolo di spiacenza. Quindi c'è una preoccupazione che tra i due mali ci sia, l'altro stia resistendo e avanzando. Quindi già questo stiamo parlando del 42. Quindi 42-43 il Papa è preoccupato e non soltanto attraverso il segretario di Stato, ma direttamente nei colloqui con l'ambasciatore e poi con i due ambasciatori, vuole trasmettere alla Spagna questa preoccupazione. Quindi questo serve per capire poi. E da un lato c'è la carità. Questi, per la Santa Sede, prima che fascisti o nazisti, anche nel caso dei tedeschi, o Ustascia, come ho trovato, si parla di bravi cattolici. Quindi c'è qualche documento, ci sono diversi documenti che arrivano tedeschi in Spagna e il Vaticano non intercede, si pone come interlocutore, veicola, e si parla di buoni cattolici. Quando arriva qualcuno dalla Croazia o dalla Slovenia, con sospetto di essere uno Ustascia, comunque diciamo profilo particolare, e in Nunziatura Italia si ritrova il nunzio che fa da intermediario tra il governo italiano e il servizio diplomatico vaticano per vedere come far allontanare questi poveretti. Si parla di poveretti, questi bravi cattolici. Quindi prima sono cattolici e poi sono il resto, da quel pochissimo che ho visto. E questo si collega anche con... Non sto riscontrando la prospettiva antisemita che hanno visto Lago, eccetera, eccetera. E un degli esempi più eclatanti è Raimundo Fernández Cuesta, che diviene terzo capo della Falange, comunque noto per simpatie preferentemente tedesche, quindi come sulla linea di Serrano Suñer, quindi non tanto filofascista ma filonazista. Nella corrispondenza con prima Serrano Suñer e poi soprattutto Jordana, arrivano dei diversi rifugiati ebrei, si parla di sefarditi, quindi di spagnoli, quindi prima sono, cioè per loro sono prima spagnoli e poi ebrei. Quindi non so se non addentrarmi, se... Non noto una prospettiva antisemita così forte, perché comunque è un concetto nazionalista del secolo precedente, quindi tu prima sei spagnolo che comunista o ebreo addirittura, perché succede anche con i rifugiati ex repubblicani che scappano, tornano perché i tedeschi stanno avanzando nei Balcani, eccetera, eccetera, e decidono di tornare. Quindi c'è tutte queste comunicazioni di facciamoli tornare come... Perché prima di essere comunista, cioè questa è una cosa che si ripete molto durante il franchismo e durante la guerra civile, tu eres spagnolo antes que rojo, cioè tu sei spagnolo prima di essere rosso. Quindi fino a che punto interviene questo anche? Non lo so. Posso interrompere? Sì. No, perché voglio capire soltanto una cosa. Questi sefarditi sono sefarditi nel senso che sono gli spagnoli cacciati, sì, diciamo. Sì. Sono, però per il franchismo. Sono ebrei sefarditi che però chiedono anche la cittadinanza sulla base della loro discendenza spagnola. Perché questo problema c'è durante la prima guerra mondiale. Ci sono diversi ebrei soprattutto dall'impero ottomano, che chiedono la cittadinanza spagnola per poter sfuggire, diciamo, a ipotesi di esecuzione, eccetera, dall'impero ottomano. Mi chiedevo se sono ebrei che chiedono in qualche modo rifugio in Spagna, rivendicando, e questo succede sia con la Spagna che con il Portogallo. Non l'ho trovato, però è vero che c'è... Però ci metta una luce sopra, ecco, guardando questi documenti. C'è una costante, ma anche oggigiorno, anche recentemente, il voler dare la cittadinanza a questi vecchi sefarditi non viene fatto con gli islamici. C'è stata un'espulsione di Moriscos, con loro non viene fatto questo discorso. Però questa costante dell'ebreo sefardita che torna in patria la si ritrova. Tant'è che la polemica attualmente è perché loro sì e gli altri no. E questo si condivide da destra a sinistra nell'attuale panorama politico spagnolo. E comunque una classe dirigente che
sotto certi aspetti qualcuno si forma durante il franchismo. Qualcuno milita anche dentro le file dell'Azione Cattolica. Vedi un Sartajo che poi diventa ministro, ma un Fraga, Manuel Fraga, che fonda quello che sarà il precedente del PP, viene dalle file dell'Azione Cattolica. Quindi categorie, anticomunismo bravi cattolici. I protestanti. Questa è un'altra cosa molto interessante, che non ci sono questi grandi rapporti tra Spagna cattolica, in teoria, tra franchismo e Vaticano, per quel che quando devono fare il fuero de los españoles, e questa è la situazione. Vaticano si lamenta e vuole che il nunzio a Madrid si lamenti che c'è un pericolo protestante abnorme in Spagna, è passati da 12 pastori a 21, quindi c'è proprio una reconquista in atto, e il nunzio deve manifestare contrarietà ai vari contatti, perché nel fuero dello spagnolo non si sta discriminando, mi si permetta il... non si sta ostacolando la vita pubblica e si sta quasi dando un trattamento egualitario. Quindi questo c'è molto nella... Poi mi ricollego a un'altra parte, perché... Devo fare così adesso. Allora, Leonardo, amnistia Togliatti. Togliatti già stava prendendo qualcuno nella CGIL. Si è parlato nei qualche fascista più intransigente, la parte più sindacalista. Questo, però non per rispondere direttamente, già c'era questa cosa di reintegrare i fratelli in camicia nera che si è parlato, cioè dentro la società italiana. Sì, c'è un collegamento, c'era prima Anfuso. Cioè l'amnistia, è stato condannato in contumacia, lui torna, così come tanti altri, e fonda l'MSI. Quindi, so se rispondo, sì, c'è un... anche con quello che ho detto prima, c'è un... aspettiamo che ci sia un accordo, quindi l'amnistia va inserita anche dentro gli accordi tra alleati e Italia, in un certo modo. Quindi sì, questi tornano, e poi risponderò anche alla rete. Grazie a questa rete poi qualcuno che uscirà dall'MSI Ordine Nuovo ritornerà in Spagna a battere cassa, a chiedere favori, a chiedere aiuto, eccetera, eccetera. Poi, lì non mi spingo perché sono i vari delle chiaie, eccetera, eccetera, si intreccia troppo. Allora, il contesto globale è la Guerra Fredda. Il franchismo... un provocatoriamente ha parlato di Franco come principe, che si muove sul filo del rasoio costantemente. Nei giorni scorsi, nella conferenza in relazioni fra Spagna e Pio XII, si è parlato di Franco che inganna tutti, non fa capire mai con chi sta. Prima c'è un Serrano Suñer, poi c'è un Jordana, poi nel frattempo ha un altro emissario, poi nel frattempo la Falange serve come pararappresentazione, quindi si tiene tutti... noi siamo la Spagna anticomunista, quindi dentro il contesto del fine della guerra serve. Quindi tocca ringraziarsi le rappresentanze di Gran Bretagna e Stati Uniti, perché nel frattempo c'è il rappresentante in esilio Prieto della Repubblica Spagnola, che fa molte pressioni attraverso... in Messico, a Washington, si presenta in numerose occasioni a parlare con esponenti del governo perché si ostacoli Franco il più possibile, e anche Prieto viene accontentato, messo da parte, comunque c'è questo equilibrio da mantenere. Non si capisce bene come continuare la situazione a livello globale e internazionale. Il franchismo, il Vaticano sta chiedendo di abbassare i toni su alcuni, già iniziato a camuffarsi alla sua operazione camaleontica. Il linguaggio va modificato, vanno inseriti nuovi membri, va fatto entrare l'Opus Dei, poi successivamente i tecnici. Quindi prova a porsi come uno stato neutrale, che poi non lo è stato e non lo sarà. Non so se ho risposto... Ok. Non ho risposto alla sana democrazia. Qui ho trovato dei documenti molto interessanti, perché in questi plebisciti, queste elezioni nazionali, dove c'erano questi blocchi, andavano approvati per poi a sua volta approvare il foro degli spagnoles, ho trovato un paio di,
due o tre, un cardinale a Valenza, no, dei nelle diocesi locali, durante i sermoni e nei bollettini delle parrocchie vi erano degli inviti a non partecipare alla vita politica del franchismo o di partecipare scegliendo un candidato o un altro. C'è una risposta dell'Annunziatura apostolica a Madrid di non intervenire negli affari spagnoli perché la Spagna non è un problema, non c'è un pericolo di comunismo, quindi come se il regime andasse bene, quindi non, il Vaticano, non, la Santa Sede non deve intervenire. Questo è il nunzio che rimprovera questi parroci locali o regionali. Quindi la sana democrazia, sempre dentro l'ottica del è sana se non è comunista. Che mi ero scordato, questa era importante. Ora, è molto complicato. Infatti. Oltretutto. Non può essere né sana né qualcos'altro. Però si diceva, in Spagna non c'è un pericolo di comunismo, non vi mischiate. E cioè, se il Vaticano si muove nell'ottica della carità, ho risposto a metà, è il discorso del buon cristiano. Quindi vanno aiutati, arrivano polacchi, arrivano ucraini, arriva gente da tutta l'Europa ed è occupata dal comunismo secondo il Vaticano, quindi vanno aiutati, vanno integrati, hanno bisogno di casa, salari, e i manoscritti che ho trovato, c'è proprio l'ordine di dare i soldi, di non lasciarli a se stessi. Non devono dormire per strada, c'è tutto il sistema delle mense, delle reti cattoliche che si occupa di dare un'azione cattolica da parte, non ho ancora visto bene, ma la parte femminile si occupa di questo ruolo di primo piano. C'è una segretaria molto importante, Bello Siglio, che è in prima linea per accudire tutte queste persone, che sono rifugiati, sono nemmeno profughi ideologici, sono rifugiati cristiani che hanno bisogno di aiuto, mi si aiuta appunto. Poi coincide con da dove vengono. Allora, qui discorso che c'è il PNV, che sono i cattolici baschi, quindi loro fanno molta pressione al Vaticano, quindi tutte le richieste di aiuto, di amnistie, vengono dai cattolici catalani, ma soprattutto dai esiliati del PNV, del Partito Nazionalista Basco. Sarebbe, diciamo, la destra cattolica, tuttora al governo nella regione. Quindi da parte loro c'è molto... Cioè, coincidono le due cose. Esiliato, ma cattolico basco o cattolico conservatore catalano. Non ho riscontrato molta attenzione verso non cattolici propriamente. Infatti Prieto si rivolge al ministero italiano, perché giustamente non ho trovato comunicazioni con Vaticano. Grazie, perché il Consiglio d'Europa mi serve molto, perché c'è il Portogallo che fa un grande lavoro di mediazione. Pensavo di riuscire ad arrivare al 58, quando ho visto che l'annunziatura dal 53 non esisteva più. In questo caso mi verranno in aiuto i fondi in segreteria di Stato, la seconda sezione, che ha tantissimo materiale sul Consiglio d'Europa. Ci sono anche molte questioni che provano a collegare la Spagna attraverso questi rapporti, quindi grazie anche. So se ho risposto. È l'ultimo. Si possa aprire una continuità di canali. E allora, i canali ci sono... Cioè, non soltanto, cioè, la guerra civile è una conferma di questi canali. In verità i canali esistono già dagli anni 20, quando Primo de Rivera fa il famoso viaggio con il re spagnolo, e il re spagnolo presenta Primo de Rivera al re italiano come questo è il mio Mussolini spagnolo. Quindi è un periodo in cui le colonie italiane a Barcellona, a Madrid, ma comunque tutta la comunità italiana viene utilizzata nei fasci all'estero. Quindi in fascia all'estero ho trovato documentazione che hanno carte di circolazione, cioè vengono in certi momenti trattati dalla Spagna come personale diplomatico. Quindi questa rete già esisteva e serve come sostrato, come base per quella che si creerà. Recentemente è stato pubblicato un testo
che la Seconda Repubblica provò a vendere, era già praticamente venduta, l'isola di Maiorca a Mussolini. Quindi anche qui, durante questo periodo i rapporti non furono, diciamo, totalmente ostili come si è pensato tante volte. E il ruolo delle associazioni riducistiche RSI non ci sono entrato direttamente, perché molti li ritrovo attraverso i partiti. Quindi già se ne occupa l'MSI di farli rientrare. Quindi attraverso l'MSI è il prisma attraverso il quale li ritrovo a parlare con molti documenti, cioè molti italiani hanno una via preferenziale per tornare perché hanno combattuto in Spagna. Quindi c'è, cioè, questo italiano sposato con italiana, arriva un ordine di non parlare di rifugiati politici, di non parlare di profughi politici, ma di vedere che si può fare, quindi di valutare caso per caso. E gli italiani sposati con spagnoli, che spesso e volentieri avevano conosciuto durante il periodo di guerra civile, hanno una via, un canale preferenziale. E ho usato Cárcel Ortiz perché in quel momento non ho archivi, non ho niente. È un signore che, per chi non lo conoscesse, forse nato e cresciuto e abita negli archivi. Lui si è occupato, suo dice non si è mischiato, eccetera, eccetera, però si è occupato di trascrivere. Lui va la mattina, trascrive non so quanti documenti, torna a casa, ricopia sul PC e pubblica. Però a livello di fonti, quando l'archivio è chiuso, chi dà molti suggerimenti è lui. Quindi, sì, per, sì, nel sì, senso sì, sono... Da verificare. E, non so se ho scordato qualcuno, vi chiedo scusa, poi assaltatemi nel dopo, per favore. Le cose nuove, e spero che da questi tre giorni vi restino delle cose, che abbiate anche voi imparato delle cose, che vi restino anche soprattutto relazioni e soprattutto suggestioni, consigli, piste da seguire. E ancora grazie a Pinella Di Gregorio, ad Alessia Facineroso, a Chiara Pulvirenti, a Marco Aterrano per aver organizzato questa cosa, grazie all'Università di Catania per l'ospitalità veramente splendida, e credo che tutti quanti questo lo possiamo dire senza ombra di dubbio, e quindi insomma siamo tornati a Catania, che già sapevamo essere una splendida città, un posto molto accogliente, abbiamo avuto, diciamo, ulteriore conferma, e grazie ai colleghi che sono venuti a discutere a loro volta, che hanno letto, commentato, dato consigli, eccetera. Penso che questa formula di storia in corso è una formula che funziona, ce l'abbiamo da 16 anni, penso che continueremo, diciamo, a tenerla in piedi, e quindi ci sarà un nuovo storia in corso l'anno prossimo, non sappiamo ancora dove, dobbiamo trovare una sede che si immola e ci ospita, speriamo con 70 generosità e accoglienza. Io ringrazio, sono molto felice, come ho già detto, di aver ospitato il ritorno in presenza di Storia in Corso. E senza ombra di dubbio è stato un ritorno felice, possiamo usare questa parola, perché abbiamo lavorato molto, abbiamo discusso, ci siamo intrattenuti, ed è stato veramente un modo, come dire, per riprendere la socializzazione anche della quello che è fare la storia, no? Che si fa attraverso anche sulla ricerca e sul confronto. Credo che questo veramente è stato un successo da tutti i punti di vista. Io spero che quindi tornerete alle vostre sedi nutriti nell'anima e nel corpo, questo era il nostro obiettivo, e che abbiate un ricordo di questa, appunto, ripresa di Storia in Corso in presenza a Catania, che non è un addio, al contrario, noi ci candidiamo come sede catanesi per altri incontri, che anche se non di Storia in Corso, ma di altre iniziative della Sisco.
Quindi grazie, grazie a tutti, grazie soprattutto a Gia per il suo sostegno, a Marco per l'organizzazione logistica e a Chiara e ad Alessia che sono state preziosissime. E grazie a tutti voi e soprattutto ai dottorandi che veramente, lasciatemi concludere con una frase, piccoli storici e storiche crescono. Grazie e buon lavoro.